I podcast di La 7, ovunque con te, in onda. Lo avete già saputo dai social, era questa storica, impeccabile cronaca del telegiornale di Mentana. È caduta la testa di Gennaro San Giuliano, quello che avevamo previsto, vaticinato nelle nostre puntate di questi giorni, è successo come una meccanica regolare e ineffabile. Bastata forse, o ha contribuito anche la notizia dell'intervista esclusiva che vedremo fra poco a Maria Rosaria Boccia per dare forse il colpo di grazia, costringere San Giuliano a dire quello che non aveva detto finora alla Meloni e spingerlo al gesto inerrocabile. C'è un nuovo ministro, Alessandro Giuli, c'è un retroscena enorme, questa intervista vedetela tutta perché non spiega solo quello accaduto ma è un grande spaccato del potere come un romanzo di Maupassant che ci dice in che tempi viviamo. Allora benvenuto a Massimo Magliaro, voce del giornalismo di destra e spirito ribelle, benvenuto. Alessandro De Angeli, la testa d'uovo del racconto parlamentare, benvenuto Alessandro. La storica che ci illumina sempre con delle letture spigolate, Michela Ponzani, collegata con noi ancora una volta, benvenuta. Poi arriveranno tanti altri, il direttore di Repubblica, tanti, andiamo avanti fino a notte perché c'è tanto da raccontare. Guardate Nicola Compagnani là che ha postato per cogliere il primo giorno di scuola del neo ministro che lui aveva pizzicato. Marianna, siamo avanti, avanti. E soprattutto siamo di fretta, quindi piccolo break e poi cominciamo con Maria Rosaria Boccia e il commento alle tante cose che ci ha detto. State lì. Caro Presidente, cara Giorgia, dopo aver a lungo meditato, in giornate dolorose e cariche di odio nei miei confronti da parte di un certo sistema politico-mediatico, ho deciso di rassegnare in termini irrevocabili le mie dimissioni. Ho bisogno di tranquillità personale, di stare accanto a mia moglie che amo, ma soprattutto di avere le mani libere per agire in tutte le sedi legali. Andrò fino in fondo per verificare se alla vicenda abbiano concorso interessi diversi e agirò contro chi ha pubblicato fake news in questi giorni. Gennaro San Giuliano. E insomma, 10 giorni dall'inizio del Bocciagate, potremmo chiamarlo, Gennaro San Giuliano ha ripresentato le sue dimissioni, questa volta irrevocabili, questa volta accettate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quando, mentre questo avveniva, eravamo con lei, con Maria Rosaria Boccia, che così ha commentato questa notizia. È arrivata una notizia drammatica, sensazionale, il ministro San Giuliano si dimette, forse sicuramente la sua carriera in questo governo è finita. Nel momento in cui lei sta per raccontarci tutta la verità di questa storia, la domanda però è scontata, ti diranno, ma chissà com'è contenta la Boccia? No, io non sono contenta. No? Assolutamente no, lui meritava quel posto. È una persona molto competente, secondo me è anche una brava persona, si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire e mi dispiace tantissimo perché lui meritava quella carica e secondo me la svolgeva anche in maniera egregia. Ha sbagliato a dimettersi di San Giuliano? Forse. Oggi, dopo tutta la tempesta mediatica che abbiamo vissuto, era necessario, però poteva non farlo dicendo la verità dall'inizio. Lei ha chiesto delle scuse al ministro, ora che non è più ministro le vuole lo stesso? Io voglio le scuse dall'uomo, per me e per la mia famiglia. Il ministro poi dovrà scusarsi con il governo e con il popolo italiano, non con me. Ma le vuole pubbliche queste scuse a lei e alla sua famiglia? E lui mi ci ha messo lui in pubblica piazza. Io non ero né un personaggio politico né un personaggio dello spettacolo. Fino a 10 giorni fa nessuno mi conosceva e la mia vita era fantastica. E ora com'è? Non proprio semplice. E questa era Maria Rosaria Boccia che commentava le dimissioni di Gennaro San Giuliano. Ripresento, l'ha già fatto il socio Luca Telese, ma ripresento i nostri ospiti. Michela Ponzani, storica amica di questa trasmissione, collegata con noi. Buonasera Ponzani.
Massimo Magliaro e Alessandro De Angelis qui ciao, con noi in studio a commentare poi nel corso della serata e dei pezzi di intervista che man mano vedremo ci raggiungeranno Maurizio Molinari, Fiorenza Sarzanini, Pietro Senaldi, insomma serata movimentata e ricca, state lì anche perché c'è il solito Nicola Campagnani che alberga ormai più frequentemente dei ministri al Ministero della Cultura. Fatti dare una consulenza. È in attesa dell'arrivo del neo ministro Alessandro Giuli che ha appena giurato, da poco giurato al Quirinale nelle mani del Presidente della Repubblica, però Luca se sei d'accordo io comincerei con un primo giro di commento intanto alle dimissioni De Angelis. Su un dettaglio di queste dimissioni, anzi su vari dettagli di queste dimissioni, nella lettera di San Giuliano ci sono degli elementi che sono intanto insomma l'ammissione della fatica di questi 10 giorni, di essersi sentito al centro di una tempesta carica di odio nei suoi confronti, c'è un'accusa plateale a un sistema, in particolare quello del cinema, dove si è creato delle inimicizie, l'ex ministro potrebbe suggerire insomma, delle e poi va giù dritto pesantissimo sul adesso avrò tempo per difendermi legalmente da quanto fatto da Maria Rosaria Boccia e vedremo poi in come seguito cosa ne intende. Ma che dimissioni sono e soprattutto perché oggi? Allora, innanzitutto sono un atto dovuto, per quanto tardivo. Anche nell'atto delle dimissioni l'ex ministro San Giuliano dimostra l'assenza di quel senso dello Stato che ha dimostrato con la sua condotta davanti, diciamo, a un errore e a una condotta che mina la credibilità delle istituzioni. Ne avete parlato diffusamente in questi giorni, ne parleremo stasera. 3 righe, ci si dimette. Si chiede scusa al paese, invece c'è il passaggio sulla moglie, l'evocazione del complotto, diciamo, le cause, uno stile diciamo, comunque poco istituzionale. Perché le dimissioni? Perché è evidente che Giorgia Meloni si è resa conto, anch'essa tardivamente, che così non si poteva andare avanti e che il tempo non avrebbe sedato, ma stava amplificando, diciamo, quello stillicidio di questa vicenda. E quindi oggi non è andata a Verona al G7 dei parlamenti, domani a Cernobbio deve incontrare Zelensky, ha capito che per un Presidente del Consiglio, diciamo, è opportuno ripristinare un po' una normalità e non dover parlare con Zelensky dovendo poi rispondere ai cronisti che ti chiedono di questa vicenda, diciamo che è diventata una sorta di soap pompeiana tra mogli, amanti, diciamo, eccetera. Il tempo però è importante, Marianna, magari ne parleremo diffusamente di questa sera, perché se lo affronti subito, il gesto ha un valore di esempio anche educativo per tutti, no? Non lo subisci. Ecco. Adesso nel corso invece, della serata cerchiamo di capire perché l'ha subito per 3 giorni abbiamo parlato di complotti, di cose, insomma. Voglio dire una cosa, il primo spezzone interessantissimo che state vedendo forse conferma perché erano inevitabili queste dimissioni, ma secondo me Giorgia Meloni ha salvato il suo governo scaricando San Giuliano anche bruscamente, lo vediamo fra un istante, è anche un colpo di scena, però da Magliaro vorrei chiedere se è giusto andarsene dando la colpa ai media, ha raccontato tutto lui. Io vorrei sempre ripetere alle tante persone di destra per bene, di sinistra per bene che ci guardano, noi non abbiamo mai pronunciato la parola amante, noi non abbiamo mai detto nulla riguardasse la vita personale, sua moglie, la dottoressa Boccia, sono stati messi in mezzo all'unica persona che è San Giuliano. Allora, tu hai detto prima presentando la dottoressa Boccia, signorina, signora, dottoressa Boccia. Perché deve fare una battuta? No, non è ironica, è mica offensivo dire signora, no? Non credo che sia offensivo dire signora a una signora. Per carità. Le dimissioni sono di San Giuliano, sono notizia drammatica, eccetera. Per me non era drammatica, era scontata. È soltanto forse arrivata qualche ora dopo il previsto, insomma, nel senso che era inevitabile che San Giuliano... Era inevitabile che San Giuliano lasciasse l'incarico dopo perché? Tutto quello. Perché
tutto quello che sta avvenendo, sta sugli occhi, siamo qui per parlarne, dobbiamo ricapitolare tutto quanto, non mi pare. Insomma, c'è una vicenda che ha smosso la politica anche all'estero, e cioè, è chiaro che deve avere delle conclusioni, l'aereo deve atterrare. Scusi, da qualche parte. Era chiaro a tutti, anzi, ci siamo di lei perché siamo colleghi, ma era chiaro a tutti, tranne che a Meloni, che l'ha difeso in TV. Giudizio alle parole che ha detto lui. No, ma è una domanda, quindi. Scusate, posso sbagliato una mozione d'ordine, abbi pazienza. Io non sono la Meloni. Infatti non ti sto chiedendo perché tu l'hai difeso, perché l'ha difeso la Meloni? No, non l'ho difeso, l'ha difeso la Meloni perché aveva fatto un calcolo che secondo lei poteva il tutto rientrare, poi evidentemente era un calcolo sbagliato, tant'è vero che si è arrivati al risultato di oggi. Però io vorrei cogliere l'occasione di questo commento, questa battuta sulle dimissioni che concludono per ora almeno la vicenda, e spostando un attimo il discorso, non dalla vicenda, ma allargandolo un po'. Quello che è avvenuto, che è molto grave, molto significativo e non in maniera positiva significativo, è figlio di una crisi della politica italiana che riguarda non soltanto la destra al governo, certo, riguarda tutte le famiglie politiche. Certo. Questa crisi è cominciata, e lo dice non per ragioni nostalgiche, tutt'altro, quando c'erano ancora le bandiere e le ideologie e c'erano nei partiti che non erano gli ideali. C'erano degli ideali, c'erano anche le scuole di partito che insegnavano alla classe dirigente del rispettivo partito, in tutti i partiti c'erano. Io mi ricordo quelle del Partito Liberale, Socialdemocratici, figuriamoci quelle dei partiti che più grossi. Che si sia rotto qualcosa a un certo punto. Questa roba non c'è più, tutti. Quindi, perdonami, benissimo. Quindi quelli che sono i quadri dirigenti di un partito e che vanno poi, nel caso specifico, al governo, non avendo questa preparazione, nel caso del mio partito storico, l'MSI, insegnava ai propri aderenti un senso condivisibile o no, ma etico della politica, che oggi non c'è più. C'era un confine che è stato superato. Oggi i partiti sono liquidi, oggi è tutto possibile, è possibile cambiare casacca, cambiare ideologia. È uno spunto interessante perché secondo me ci aiuta a leggere anche quello che stiamo però, ascoltando. Però molti abbiamo creato un'aspettativa, esatto. Quindi senza, poi parleremo senza Dagospia, senza Ilonda, senza alcuni pezzi del foglio. Questa storia non sarebbe uscita dalla clandestinità, però adesso vediamo, e lo dico a Michela Ponzani, vediamo questo brano, che veramente il primo commento deve essere di una donna, perché riguarda il rapporto fra gli uomini e le donne, quasi a livello politico-antropologico. Maria Rosaria Boccia, buonasera. Buonasera. Nel momento in cui parliamo, la vicenda che la riguarda ha fatto un enorme salto di qualità. Oggi i giornali della destra affermano che lei sia una spia. Io vorrei chiederle, questo è il titolo che abbiamo letto stamattina, se si è spaventata, si è sentita scoperta o si è fatta una risata quando ha letto. Lo legga questo titolo. Boccia, la spia che non lo amava. Quindi addirittura dobbiamo partire da questo. Lei è una spia? Allora, io se il ministro avesse detto la verità dal primo momento non sarei qui. Non avrebbe parlato? Assolutamente, io ho solo rettificato le bugie del ministro e continuo a farlo purtroppo. Però questo non risponde alla domanda se è una spia o no. Assolutamente no. Allora, lei spiava il ministro? No, io non spiavo il ministro, io lavoravo con il ministro. Sa perché molti sono increduli? Perché dicono questa ragazza, giovane donna, avrebbe da sola elaborato una strategia, taciuto per 8 giorni mentre era bombardata senza dire una parola, poi iniziato a rimpallare, marcare il ministro contraddicendo tutte le affermazioni che lei dichiara sbagliate, poi addirittura ha tirato fuori documenti e uno dice, una parola che ricorre sui giornali, c'è qualcuno che ha scritto a tavolino questa strategia, lei è solo l'esecutrice. Io sono stata in silenzio 8 giorni perché sono stata l'ombra travolta di una regia esterna. La Boccia rischia un'indagine. Ma io non ho paura dell'indagine perché ho semplicemente detto la verità. Sono stata chiusa 8 giorni a casa perché ero su tutti i giornali travolta da una vicenda che non conoscevo. Io mi sono sentita messa all'angolo, anche perché sotto casa avevo i giornalisti, i fotoreporter. Nei negozi anche. Nei negozi, ovunque. Io semplicemente mi sono chiusa, ho pensato e
ho risposto solo ed esclusivamente quando ha parlato il ministro. Io ho rispettato l'uomo e le istituzioni. Glielo dobbiamo chiedere, ha avuto l'aiuto di qualcuno? Uno stratega, uno spin doctor, un consigliere? Sono sempre stata sola a casa, il ministro lo sa benissimo perché in quei giorni ci siamo sentiti. In questi giorni, da quando è scoppiato il caso? Certo, io l'ho sentito fino all'altro ieri sera. Il giorno dell'incontro tra San Giuliano e Meloni, come lo stesso dopo ministro? Dopo l'incontro. Dopo, non dopo durante? No, dopo l'incontro. Dopo l'incontro. Sì. E possiamo sapere che cosa vi siete detti? Perché pubblicamente siete su due fronti opposti, è un po' difficile immaginarvi al telefono tutti i giorni. Lui è una persona molto carina, molto per bene, mi ha chiamato, mi ha chiesto come stavo e poi ci ha tenuto a precisare, visto che tu non me l'hai chiesto, ti dico che anche io non sto vivendo un periodo sereno. L'ha voluto avvisare il giorno prima del digiuno dicendo parlerò, stai attento? No, infatti questa è una cosa che non mi è piaciuta molto, lui sapeva dell'intervista del TG1, non mi ha avvisata e non mi ha dato neanche la possibilità di avvisare la mia famiglia. Quindi non è stata una cosa molto carina. Le va di ripercorrere, perché sono state dette tante cose, alcune anche apparentemente incongruenti sull'inizio della frequentazione con il ministro, no? Sia lei che il ministro avete parlato di agosto 2023 come, diciamo, la prima occasione in cui vi siete trovati nello stesso posto, che era un posto però dove c'erano tante persone, il ministro con Lollobrigida, insomma un evento istituzionale o paraistituzionale, ok. Alto è, diciamo, il tipo di frequentazione che è intervenuto nel 2024, cioè un anno dopo, che comincia, stando alla versione del ministro, nella prima decade di maggio. È corretto? Certo. Chi vi presenta? Noi già ci eravamo presentati, ci siamo perché c'è stato chi ha rivendicato di avervi presentato dicendo... Ma no, okay. Oggi, allora, fino all'altro ieri nessuno mi conosceva. Tutti quelli che venivano interrogati non la conosco, non l'ho mai vista. Dall'altro ieri tutti mi conoscono, tutti sono miei ex fidanzati, pur di avere un attimo di notorietà sui giornali. Quindi prendiamo un attimo. Però torniamo a maggio. Lei aveva conosciuto il ministro l'anno prima, d'agosto. Certo. E come succede che vi rincontrate e che perché, da un incontro, diciamo, fugace diventi una collaborazione così perché, assidua? Perché lui usciva da un teatro a Napoli, penso per una convention elettorale, e io invece stavo percorrendo la stessa strada per andare a cena. Ci siamo fermati, ci siamo salutati e lui mi ha detto che l'indomani sarebbe venuto a Pompei per parlare con il sindaco di questioni elettorali. Io ho detto va bene, quindi ci vediamo domani a Pompei. Da lì poi sono nate dei messaggi, delle telefonate e quindi si è andato avanti. Un altro sospetto che bisogna fugare, che circola a Palazzo Chigi, dice va bene, non sono i servizi, non sarà una spia, ma forse lei è un'avversaria politica delle idee del centrodestra e del governo, forse ha votato fra Togliani, forse è guidata da qualcuno del PD, quindi dobbiamo chiederle anche se lei è ostile a questa maggioranza e si sta vendicando per una vendetta politica. Assolutamente, io ho sempre collaborato nei miei progetti da 5 anni con il centrodestra e convintamente ho votato Giorgia Meloni e il ministro lo fa benissimo. Ha votato Giorgia Meloni proprio? Certo, la stimo, l'apprezzo. Secondo me è una donna in gamba. Però non, lei si è riferita a lei in maniera molto fredda, la Meloni, a lei, quella persona. Certo, tutti possiamo sbagliare. Lei ce l'ha con Giorgia Meloni? Assolutamente no. E come sta gestendo questa storia? Io non conosco chi è la regia del ministro San Giuliano perché sono convinta che non è lui ad organizzare, diciamo, questi suoi interventi. Cioè il ministro che è eterodiretto, non lei? Il ministro è diretto sicuramente da una squadra, squadra che può essere l'ufficio stampa, il gabinetto, il governo, cioè ci sta, voglio dire, non è che anche noi siamo diretti, lei, voi no, siete noi diretti? No, neanche lei. No, nel senso dall'altra. Il nostro direttore non sa che domande stiamo per farle, quindi siamo assolutamente... Ah, okay. Però solitamente in una squadra così grande un po' c'è un'organizzazione, che però per quello che si vede, e non sono io a giudicarlo, fa acqua da tutte le parti, partendo dal capo ufficio stampa che vi ha rilasciato un'intervista dove diceva che non mi aveva mai vista. Petrella. Io, poi Petrella, sì, cioè ci sono tante situazioni che poi sono state scoperte essere false, e che però a me nessuno ha chiesto ancora scusa. Cioè stiamo parlando dell'istituzione italiana.
Andiamo con ordine, perché ci siamo fermati a quell'evento elettorale in maggio, alla visita del giorno successivo. Le lascio la mia foto che faccio la spia. Sì. La visita del giorno successivo a Pompei con il sindaco insomma, con cui aveva appuntamento il ministro San Giuliano. E da lì in poi che cosa succede? Perché la versione del ministro, che lei avrà sicuramente visto, letto, rivisto, commentato, è, lo diciamo per chi è a casa, che il ministro comincia a capire che lei ha un curriculum, ha delle competenze professionali e inizia a valutare l'idea di conferirle l'incarico di consigliere per i grandi eventi, l'incarico, ricordiamo, a titolo gratuito. E durante, diciamo, l'istruttoria, mettiamolo così, il training, come lo vogliamo chiamare, in vista di questa nomina, lei però inizia a girare molto col ministro. E non le sembrava strano? No. Perché? Perché io, quando organizzo un grande evento, piuttosto che una serie di grandi eventi, sono a strettissimo contatto con i miei collaboratori, con i soci. Però lì sta svolgendo una prestazione professionale, inquadrata in un rapporto professionale, in questo caso c'era la promessa di un rapporto professionale, e intanto però, insomma, lei, come ha dichiarato alla stampa, la venivano a prendere sotto casa, faceva certo, lunghe trasferte col ministro. Era un rapporto professionale, quindi se quello era il metodo ministeriale, io dovevo adattarmi al metodo ministeriale. Quindi per lei quello era un approccio professionale e non affettivo, come ha detto il ministro. Dovrei pensare che tantissimi uomini vogliano avere approcci affettivi nei miei confronti. In che senso? Nel senso che comunque capita, no? Che anche in altri eventi ci sono persone che si comportano bene, che si corteggiano. Oggi una persona che può essere elegante, una persona gentile, non ha detto che per forza deve corteggiare. Chiaro. Sì, non è la versione del ministro, però su questo concordiamo. Ha parlato di una relazione affettiva, dell'esistenza di chat che insomma potrebbero provare questa relazione affettiva. È molto diverso il racconto che fa lei. Io non è che faccio un racconto diverso, io rimando a lui, io chiedo al ministro di dire la verità, perché se lei mi chiede di raccontare la verità e il ministro mi autorizza, in questa verità non ci sono solo io e il ministro, ci sono coinvolte tante donne che oggi noi non stiamo ancora menzionando e che poi io per dovere di verità le dovrei menzionare, e non mi va. Donne con cui il ministro aveva relazioni? E vabbè, ma non andiamo oltre. Io chiedo al ministro di dire la verità su di noi, a me interessa me. Sta dicendo che ci sono altre donne con cui il ministro ha avuto legami affettivi in questo periodo? Io penso che tutta questa situazione si debba spegnere il più presto possibile, senza fare ulteriore male a nessuno e senza coinvolgere persone che fino ad oggi non sono state coinvolte. Quindi non ci dice chi sono? Non sono io a dirlo e non è rispettoso dirlo, e non è rispettoso che il ministro continui a dire cose inesatte, allargando sempre più il cerchio della menzogna e delle persone che potrebbero entrare in questo baratro. Certo. Io non voglio essere buttata per coprire poi altre cose, non ci sto, solo a questo. C'è un'accusa molto forte, lei ci ha detto che possiamo farle tutte le domande, lo diciamo perché le regole in gaggio sono importanti, che il ministro le fa. Cioè, questa donna, standomi a fianco, ora non indaghiamo in che veste, ha carpito una cosa senza avvisarmi, che mi ha fatto molto soffrire, una conversazione con sua moglie. E io di questo sono preoccupato che possa uscire. Lei ha approfittato della sua vigilanza con il ministro per carpirgli questa conversazione, no, con sua moglie? Il problema è sempre dire tutta la verità e non una verità distorta. Io non ero con il ministro quando il ministro parlava con la moglie, anche perché io non ho mai conosciuto la signora e non ho mai sentito parlare al telefono il ministro con la moglie, mai. Io quest'audio l'ho potuto ascoltare perché il ministro, in una conversazione a casa sua con la moglie, mi ha chiamata, ha lasciato il telefono aperto all'insaputa della moglie e io ho ascoltato il discorso. Il discorso era? Cioè, perché il ministro ci teneva così tanto? Che questo non lo so, però mi ha fatto... L'ha ascoltata però. L'ho ascoltata, certo, se una persona mi chiama io dico pronto e ci sono due persone che parlano, certo, le ascolto. Nel senso che il contenuto di quella telefonata così importante
agli occhi del ministro da farla, diciamo, durante una discussione con la moglie, immagino sia stato rilevante, se lo ricorda? Sì, me lo ricordo. Allora, esplicito. Cosa conteneva quella cosa che quella conversazione che ha ascoltato, perché il ministro l'ha messa nelle condizioni di ascoltarla? La moglie chiedeva di strappare la nomina. Quindi io vorrei capire, la nomina è stata strappata per un capriccio di una donna? È stata strappata perché non avevo le competenze? È stata strappata per quale motivo? Perché se è stata strappata per un capriccio, cioè, di una San donna... Giuliano... voleva farle sentire, ecco, guarda, è lei che me lo chiede. Questo lo dovete chiedere a lui, e a me potete chiedere solo quello che ho fatto io. Però sicuramente è molto importante questo, perché lui ha anche detto in quell'intervista, io non ho mai registrato nessuno, mai trasmesso nessuno, lui sta violando la privacy. Ma quante cose ha detto che non sono vere? Lo so, però questa è molto delicata. Però questa è molto delicata e molto importante, violare la privacy di una persona e farla ascoltare. E non l'ho violata io. Allora, Michela Ponzani, ci sono tante cose che ora Marianna chiederà a De Angelis e Magliaro, politiche, si sentivano tutti i giorni, forse voleva rabbonirla, forse era combattuto, c'è la rete delle relazioni, però questa io sono contenta di averla qui, non come storica in questo momento, ma come donna e come madre, è una cosa... terribile, cioè se fosse vera, se mi non la smentisse, chiami una persona a cui sei legato, addirittura quella per cui sei rimproverato da tua moglie, e gli fai sentire un momento di debolezza, di rabbia di tua moglie, presumibilmente. E vorrei proprio un giudizio però umano su questo, perché un po' c'è quella cosa, la grana, che la politica non dà più quel contegno che un tempo teneva tutti inquadrati. Oltre al contegno non interpreta più la sua funzione con serietà e con responsabilità, qui non c'è solo la possibilità di accedere a delle informazioni riservate che sono anche delicate perché riguardano l'ordine pubblico, la questione del G7 cultura, non c'è solo la discrezionalità nell'uso del potere. C'è un uomo di potere che esercita come se fosse a casa sua, come se il Ministero della Cultura fosse una sua appropriazione personale, un'istituzione. Lui ha danneggiato l'istituzione, quindi il focus è tutto su questa donna che è stata descritta tra l'altro in maniera davvero poco edificante un po' da tutti. Il problema non è lei, il problema è come lui si è mostrato vulnerabile di fronte ad una persona che lo stava ricattando e quindi si è dimostrato completamente inadeguato al ruolo. Questo ci dice anche molto. Non se una persona accede a delle informazioni, se una tu persona mi chiami accede al delle telefono, informazioni ha un'arma di ricatto comunque. Se tu mi chiami, sì, al telefono e mi fai sentire tua moglie, chi è che, quale ricatto? Michela. Il ricatto è implicito nelle informazioni che sono circolate, è questo il motivo per il quale sono arrivate queste dimissioni. Le dimissioni arrivano perché potrebbe uscire fuori altro. Ponzani, allora questo siccome è un punto molto cruciale delicate, è anche molto scivoloso, diciamo, da dire in fretta, c'è il solito Torrisi col cartello Superspot. Leviamoci di torno al Superspot, poi lo spieghiamo poi, meglio, perché è un tema un po' scivoloso. E poi gli altri frammenti di questa lunga intervista. Ci sono ancora 40 minuti di intervista, state lì. Eccoci qua, eravamo con Michela Ponzani a ragionare appunto sul passaggio dell'intervista a Maria Rosaria Boccia, quella in cui appunto viene fuori anche una condotta, diciamo, privata del ministro nei confronti di sua moglie, la famosa telefonata fatta per far ascoltare una discussione appunto di San Giuliano con sua moglie. Diceva Ponzani, il fatto stesso di mettere in mano a qualcuno un'informazione di questo tipo la rende in qualche modo potenzialmente autrice di un ricatto. La spieghiamo meglio, perché in realtà non c'è nessuna prova che ci sia un ricatto in corso.
Anche implicitamente, nel momento io in cui ho accesso a delle informazioni che dovrebbero rimanere riservate, non si sa bene a che titolo io sia lì, consulente, voglio dire, esistono delle valutazioni comparative, esistono dei titoli per fare il consulente in un ministero, qui c'è un esercizio discrezionale del potere, è lui l'uomo di potere che teme, che ha paura che possano uscire altre dichiarazioni, che possano uscire altri dati, lo ha dichiarato nell'intervista alla stampa la stessa Boccia, che lei aveva fotografato, aveva avuto accesso a messaggi, a WhatsApp, aveva ascoltato conversazioni che potevano coinvolgere anche altri esponenti del governo addirittura, ma vi pare possibile che con tutti i problemi che una Presidente del Consiglio si trova ad affrontare in un paese in difficoltà come il nostro, lo staff della Presidenza del Consiglio dei Ministri debba mettersi lì a valutare se è vero o no che il Ministro della Cultura ha pagato dei viaggi, li ha pagati di tasca sua o no, se è vero che questa persona ha avuto accesso alle email, e pare di sì, certo, dello staff del ministro. Forzani, proprio su questo, veramente, guardi, la interrompo solo su questo, però per darle la versione di Boccia, perché anche di questo, in questo spezzone di intervista abbiamo parlato, e le abbiamo chiesto cosa ha in mano. La risposta di Maria Rosaria Boccia e poi torniamo in studio a commentare. La clip 3 della regia. È inutile che vi dica che mentre c'era lo spot discutevamo, Magliaro, tra l'altro anche un legame con San Giuliano ed era un po' in sofferenza, giusto, ma sentiamo la risposta di Maria Rosaria Boccia e poi il commento di San Giuliano. Il ministro San Giuliano, voi giravate insieme per tutta l'Italia, queste foto apparivano sui social, è molto importante, lei ha un po' approfittato, apparivano contro la volontà del ministro, perché allora in qualche modo lei usava questa immagine, lo so che è brutto dirlo, ma no, però cioè, lei ha forzato San Giuliano. Allora, io sui miei profili social tutto quello che pubblico è sempre autorizzato dalla persona che è in foto o in video con me, non mi permetto di pubblicare alcuna foto o video. Anche in questo caso. C'erano anche i like del ministro. Poi io le autorizzazioni, poiché io pubblico la sera quando sono a letto, perché durante la giornata ho molto tempo, quindi gli scrivevo un WhatsApp e... Non l'ha mai fatto non autorizzato? Non l'ho mai fatto non autorizzato. È sicuro che non ci sia neanche un caso, no. Importante? Assolutamente no. Si ricorda un caso in cui il ministro ha chiamato dicendo togli quella foto, mette... Assolutamente no, anzi c'è un caso dove io, poiché era molto tardi, non gli ho chiesto l'autorizzazione, quindi non ho pubblicato una foto con lui di un evento a Roma. Qual era? È un evento mio privato dove sono stata invitata e a lui faceva piacere accompagnarmi. Cioè il ministro era il suo più uno a un evento? Sì, più di un evento è stato così. Il suo più uno, cioè diciamo... Non che riguardava il ministero? No, assolutamente. E che è successo quella sera? E lui mi ha chiesto perché non avevo pubblicato la foto. Io dico, guarda, mi sembrava tardi per chiederti un'autorizzazione, pubblico le mie di foto. E diceva, aggiungila. E dico, no, non si può aggiungere perché Instagram non ti permette di aggiungere. Allora. E quindi toglilo e rimettilo, dico guarda, ma toglilo e rimetto, la pubblico nelle stories e va bene così. Ma secondo lei perché il ministro ci teneva così tanto a che lei pubblicasse quelle foto di quell'evento, diciamo non istituzionale, ma un evento suo? Ma mi ha chiesto di pubblicare le foto insieme, quindi, questo dobbiamo sempre chiedere a lui. No, infatti la domanda è secondo lei perché, non so qual è la verità. Vedo tanti secondo me che alcune volte si va in un... Torniamo a quella telefonata che il ministro le fa sentire, no? Perché... ribalta un attimo anche la versione che si deduceva dall'intervista del ministro al TG1 in cui sarebbe stata lei a carpire quella telefonata. Però questa idea di lei che carpisce cose, diciamo, si è consolidata in questa settimana, 10 giorni da quando è scoppiato il caso, perché lei ha risposto colpo su colpo a quanto secondo lei di sbagliato c'era nella narrazione del suo rapporto col ministro, con documenti, con l'audio, con il funzionario a proposito della firma del contratto, insomma l'abbiamo mandato anche noi in onda tante volte. Quindi diciamo agli occhi di chi guarda, diciamo, è lei quella che
mette da parte materiale, spia, regista, eccetera. Allora la domanda, la domanda molto semplice che credo che si stiano facendo tutti è: lei ha registrato il ministro? Non ho mai registrato il ministro. Allora, una giornalista ha fatto uscire questo mio video in Parlamento con gli occhiali. Da lì è nato, io registro tutto. Io non registro più nulla, io li ho comprati a Roma, ho la fattura, in un negozio accanto al Parlamento. Li ho indossati e li ho provati, ci ho giocato. Non tra l'altro era agli inizi di maggio, credo che fosse proprio agli esordi del mondiale. Non c'era, assolutamente. Il ministro non mi ha mai visto con gli occhiali, lasciamo poi gli occhiali. In generale, perché anche la telefonata che lei registra con il funzionario a proposito del decreto di nomina... Quella l'ho registrata dopo che ho ascoltato la conversazione telefonica. Si ricorda che data era? No, però possiamo risalire tranquillamente. Periodo? Penso a cavallo di Ferragosto. Ah, quindi dopo la data presunta in cui dice il ministro la vostra relazione si è interrotta? Perché lui dice si è interrotta l'8 agosto. Ho capito, però anche qui dobbiamo coinvolgere altre persone. Cioè, o la diciamo tutta, se già questa frequentazione di qualunque natura fosse, non si è interrotta, perché noi comunque anche dopo che è scoppiato il caso ci siamo sentiti, ci siamo scritti. Ma non vi siete più visti? Non ci siamo visti perché ci sono giornalisti. No, al di là dal 26 agosto in poi, questa data dell'8 agosto, da dove sbuca fuori? La data dell'8 agosto è la data delle nostre ferie, quindi non so, può darsi che lui ce l'ha come... non lo so, sono sincera. Un'altra cosa che potrebbe essere spiacevole per lei, però lei ha detto che possiamo chiedere. Aleggia su di lei questa immagine, da cliché è brutta, però glielo dico. È un'arrampicatrice sociale, ma spiantata, cercava soldi, magari utilità. Oggi una importante avvocata italiana, Anna Maria Bernardini De Pace, intervistata dal quotidiano De Sallusti, dice questo: è finito nella trappola di una perfida carrierista. Lei aveva bisogno di guadagnare da questa storia. Io quello che ho fatto in Parlamento da 5 anni non ho mai avuto retribuzione. No, però... Io non ho bisogno di soldi, ho un lavoro floridissimo, non ho bisogno di soldi, la mia famiglia non ha bisogno di cariche e di sistemazioni, i miei amici hanno tutti dei lavori appaganti e quindi no, non ho bisogno di nulla di tutto questo, il ministro lo sa benissimo. E lei sapeva anche che l'incarico sarebbe stato gratuito? Certamente, ci mancherebbe. È informata di questo? Sì, certo, ho firmato. Torniamo all'accusa, mi scusi se insisto, ma siccome molti insistono su questo suo presunto aspetto d'amata arida, accumulatrice seriale di documentazioni di rapporti personali. Io ho solo custodito i documenti che mi sono stati dati dal gabinetto, da loro. Ora, se sono compromettenti lo sanno loro, io per me sono documenti di un'organizzazione. Ma io tornavo alla registrazione della telefonata con il funzionario a proposito del contatto, lei dice la faccio perché avevo sentito che la moglie del ministro chiedeva al ministro di stracciare la nomina, quindi volevo mettermi chi avrebbe creduto di bulina senza quella? Per uscire. No, la domanda è un'altra, è stata l'unica occasione in cui ha registrato una conversazione con qualcuno di tutti quelli coinvolti in questa vicenda? E in passato, siccome in questi giorni sono usciti anche nomi di deputati di Fratelli d'Italia, ma non solo, con cui lei ha collaborato per altri eventi, eccetera, lei in passato non ha mai registrato nessuno di queste persone? Assolutamente no. Non mi guardi così, è quello che si dice, le riporto le domande che tutti mi stanno facendo. Io sono stranita di tutto quello che ascolto, e ogni giorno ce n'è una. Prima sono una millantatrice, poi sono l'amante, poi sono una spia. Cosa le dice? Però questo è molto importante, c'è una data, il 16 agosto, questa nomina che lei addirittura ha controfirmato viene stracciata e scompare. Qui San Giuliano le avrà detto, perché nelle ricostruzioni dei giornali loro fanno filtrare, è stata bocciata perché non aveva requisiti, soprattutto aveva un conflitto di interesse, cioè lei organizzava eventi e un consigliere del ministero non può organizzare eventi. Allora, San Giuliano non ha mai detto che il mio curriculum non era idoneo, questo lo devo dire, di questo è stato sincero. E poi la questione del conflitto di interesse, sul sito del Ministero della Cultura ci sono pubblicati tutti i curriculum dei consiglieri. Se noi li andiamo a vedere, tutti
hanno un conflitto di interesse per quello che dice il capo di... Facciamo un esempio, una cosa. Beatrice Venezzi ha una è consigliera per la musica e anche ben retribuita, tra parentesi, non come me, che era una nomina a titolo gratuito. Se non erro 20-30 mila euro, ma c'è tutto pubblicato, voglio dire. Lei è direttrice di un teatro, fa concerti privati retribuiti, non ultimo il 19 si esibirà per il G7 e il Ministero le riconosce un cachet. Cioè, e lei poi è consulente ma anche pagata. E poi il conflitto di interesse c'è con me, a titolo gratuito. Anzi, quella è una competenza che io ho, se ho una società di eventi. Però il ministro parlava di un altro conflitto di interesse suo proprio, del ministro personale. Esatto. Io ricostruirei un attimo le date su questo. E io questo lo chiedo. No, perché poi anche lì non capisco. Quando secondo il ministro tra di noi c'era una relazione e quindi un conflitto di interessi per quello che dice il ministro, anche se giuridicamente non è così, lui mi nomina. Poi sempre secondo il ministro l'8 agosto termina questa relazione e il 26 agosto viene strappata la nomina quando non c'è più il conflitto di interesse. Io faccio confusione in questo senso. Quindi lei sta dicendo che il ministro mente quando dice che ha annullato la nomina. Dice che il ministro mente quando dice che ha annullato la nomina perché aveva avvisato sul consiglio dei suoi legali un conflitto di interesse per la vostra presunta relazione. Questo dice. Gliel'ho ricostruita, quindi penso che sia chiarissima. Un'altra cosa, diciamo, scivolosa. Lei girava, le foto andavano sui social e lui è raggiante in questa foto accanto a lei, una delle più celebri, lui è tutto sorridente al suo fianco, ma lui non si è mai preoccupato dicendo una moglie potrebbe soffrire questa cosa? Lui mi ha sempre chiesto lui di pubblicare le foto, gliel'ho ripetuto. Ma non ha mai avuto questo pensiero? Ma no, perché lui racconta di, almeno a tutti, non solo a me, no? Anche le altre persone che sono al lavoro, di non avere un reale rapporto con la moglie e che loro si sono allontanati da tantissimi anni, ma queste sono cose loro personali. Quindi... L'ha raccontato anche ad altre persone? Sì, ma c'è capitato di raccontarlo, perché poi andiamo a degli eventi, però poi abbiamo anche delle situazioni dove si va a pranzo, si va a cena, si è un po' più rilassati e ognuno può raccontare questioni personali, no? E lui le ha raccontate, quindi io... tecnicamente non sarebbe stato neanche un tradimento quello di cui chiede scusa. Ma se solo ci chiediamo, se vediamo le foto e ricostruiamo anche i viaggi che abbiamo fatto insieme, io non ho mai conosciuto la signora, non è possibile che una moglie, Però questa sua versione cozza col fatto che all'indomani della nascita dello scandalo, il ministro si è presentato a Venezia alla Mostra del Cinema, mano nella mano sul red carpet con sua moglie. Tra l'altro anche molto sofferente lei. Io su questo non ho parole, quindi... non so che dirle, perché poi lui racconta dopo l'intervista. Allora, io personalmente, visto che nessuno fino a quel momento aveva tirato fuori la relazione, non avrei esposto la persona più importante della mia vita ad una mortificazione del genere. Io avrei lasciato la poltrona, ma non l'avrei esposta. Lo dice lei questo? Lei cosa avrebbe fatto? Anche io forse, però... Mi colpisce. Era sincero quando piangeva, lei lo conosce bene. Secondo me no. Poi chiedo perdono alla donna più importante della mia vita. Ma perché le chiedi perdono? Potevi non fare tutto questo. Potevi non esporla, potevi non mortificarla, potevi non farmi ascoltare la telefonata. Beh, di solito si chiede perdono se si è sbagliato, ha riconosciuto di aver sbagliato tutte le cose che le ha elencato. Poi io poteva chiederglielo a casa, no? Non facendolo sapere in Mondovisione, anche perché fino a quel momento nessuno parlava di una relazione. Cioè, perché è stata montata questa relazione? Nessuno ha usato la parola amante. Perché farla uscire? Perché
Io sono certa e sicura che la scelta di andare in video non è del Ministro, perché ci ha messo 8 giorni per scrivere una lettera consegnata ad un quotidiano. La Stampa, ricordiamo. La Stampa. In cui fra l'altro lui parlava in termini non cattivi, lei spero di riuscire a spiegarla. Ma ancora io oggi non parlo in termini cattivi di lui, perché per me è una bravissima persona. Secondo me è entrato in un circuito dove deve fare delle cose per forza. Allora ci hanno raggiunto, aspetta, Fiorenza Sarzanini, dobbiamo presentarlo, e il direttore Molinari, che ha visto in onda, sa di quel pezzo che dava quell'annuncio, di quell'apparente sfogo su Instagram apparso su Repubblica, che innescò la fase finale di questo scandalo. Allora daremo subito la parola anche a loro. Abbiamo capito tante cose da questo frammento, voi ve le siete segnate, due ne dico. Uno, che quelle domande implacabili di Chioccia a un certo punto, perché erano molto dure, lei conflitto di interessi e lei è ricattabile, a un certo punto hanno fatto crollare San Giuliano, e forse l'errore fatale è stato quel pianto riferito alla moglie. Ma Magliaro, che cosa le è venuto in mente vedendo questo racconto? Abbiamo ascoltato. Aspetti, San Giuliano sta vedendo sicuramente Maria Rosaria, se vuole intervenire in qualunque momento per telefono, certo. Siamo qua. Prego. Abbiamo ascoltato finora un affastellamento di cose incredibili tirate fuori da una signora la cui credibilità credo che sia pari a zero. Ora, questa da 5 anni ha bazzicato Montecitorio, ha fatto la pesca a strascico con tutti i partiti per cercare di agganciare Tizio Caio, anche con gente che poi è andata a Italia Viva, nel Partito Democratico, eccetera, eccetera. L'ha fatto con tutti. Poi alla fine, purtroppo, nella pesca a strascico è rimasto incagliato un individuo che io considero una persona profondamente per bene, un po' leggero nell'approccio con nei temi del comportamento istituzionale nel quale lui si doveva confrontare quotidianamente in quanto ministro. Perché un uomo di destra attacca così duramente una donna di destra? Chi è di a pesca destra? Strascico. Chi di destra? La DEI di destra? L'ha detto. Ha detto che ha votato la Meloni. Vabbè, lei può dire quello che può dire, pure che è pagana, che è musulmana, ma che ne so. Beh, io che allora che mi devo fidare di quello che dice questa signora? Ma scusate, abbiate pazienza. Io faccio una domanda. Allora, questa domanda è la seguente. Questa signora ha cominciato una storia d'affetto, sentiva quello che sia, insomma, con San Giuliano. San Giuliano l'ha definita affettiva, lei non l'ha definita perché ha girato sulle parole, e alla fine di un presunto amore, è così serena e sorridente, si vedono sempre la faccia alla bocca sorridente, e dall'inizio di questa storia ha messo da parte la documentazione. Di tutto. No, nessuna delle due cose è vera. Lei non l'ha mai definito presunto amore nella relazione e sostiene... Solo lui l'ha definito amante. Perfetto. Lui l'ha definito amante. Perfetto. Da quando loro hanno cominciato una storia, no? Poi la etichettiamo come secondo vogliamo. San Giuliano. Lei comunque dall'inizio ha messo da parte una documentazione, fotografie, email, i cuoricini del telefono, tutte queste cose, che guarda caso sta venendo fuori, o lei annuncia che possa venire fuori da adesso in poi. E non mi sembra molto afflitta dalla fine di questa storia con lei, perché non aveva bisogno storia, di soldi, però... lo faceva gratis, non aveva bisogno di soldi perché lei è benestante, eccetera, e lo faceva gratis. Ma è verificabile. È tutto liscio, ma vogliamo veramente credere a Cappuccetto Rosso? La famiglia possiede 3 dei più importanti negozi di abiti da sposa della Campania. È stata smentita anche dalla Camera della Camera dell'Alta Moda. Milano ha detto che l'associazione che lei ha non esiste, è una finta, non è vero. Vabbè, picchiamola perché controlliamo. Sembra che è l'oro colato, mi meraviglio che una storica come la Ponzani venga a dare... venga a dare credibilità a una persona di questo tipo che mi pare molto chiacchierata e dare la croce. No, è proprio il contrario. È proprio da quello il contrario, che ha detto lui non sembra. Perché proprio una persona che non ha credibilità e non ce l'ha, perché nessuno finora ha visto i suoi titoli per ricoprire quel ruolo, è ancora più grave il fatto che il ministro le abbia dato credito. Questo ci dice molto. Però scusate se mi permetto, interpretato con leggerezza e con poca serietà il suo ruolo, cioè il fatto appunto, che questa avesse fatto la pesca a strascico come Ponzani, lei solo ha detto De Angelis, poco fa, è ancora più grave. De Angelis non ha parlato, aspetta e la poi mezz'ora subito di dire, Molinari, di dire la sua, e poi andiamo da Sarzanini e Molinari. Voglio capire quel sorriso cosa no, significa. Questo spezzone di intervista... Scusa, ti faccio la domanda almeno. Sì. Dai, grazie. Tirando le fila...
al di là dei giudizi che, di lei, che su di lei si danno, Boccia pone una questione che è squisitamente politica e, a giudicare dalla reazione del ministro San Giuliano e dall'agitazione molecolare all'interno del governo, magari non è neanche così infondata, perché lei dice il ministro non è libero nella sua attività di ministro, addirittura dice quello etero diretto è lui che non decide cosa, che è costretto a fare cose che non vorrebbe fare. E poi dice un'altra cosa, io non vorrei essere usata per coprire altre cose, sono coinvolte tante donne di cui però io non farò il nome perché spetta al ministro. Allora il tema è, questo render pubblica la presunta storia di cui al momento parla solo il ministro, è dici che carichiamo noi l'abate? Allora, diciamo che questo spezzone di intervista ci dice tante cose. Innanzitutto, diciamo, è evidente che la dottoressa Boccia ha una tenuta psicologica e un controllo di sé superiore all'ex ministro San Giuliano, diciamo, no? Dell'uno abbiamo assistito a un grottesco pianto in televisione, le scuse alla moglie, lei non gli concede neanche l'onore di un nobile sentimento, diciamo, no? Dal punto di vista comunicativo è bravissima, diciamo, si vede che ha dimestichezza con i social, eccetera. Dopodiché sarei prudente, diciamo, a trattarla come una Madonna di Pompei, perché in questa spezzone conferma tutti gli elementi del ricatto di cui prima ci parlava la professoressa Ponzani, perché lei dice io so cose che si configurano come illeciti, non so se giuridici, cose politicamente inopportune e cose anche moralmente inopportune. Ci ha parlato del conflitto di interessi di un esponente del gabinetto, parla di un conflitto di interessi. Nei giorni scorsi ci ha fatto sapere, infatti diciamo ci sarà, la Corte dei Conti ha aperto un procedimento e ci sarà, diciamo, un'inchiesta della magistratura, che l'auto blu veniva usata dai due per motivi ludici, per andare a un concerto. Quando ce l'ha raccontato, fra un po' te lo dici. Vengo a prenderti stasera con la mia auto blu, diciamo, per parafrasare la canzone, diciamo, con la mia torpedo blu, diciamo. Ecco. Buscaglione. Poi ci fa, esatto. Insomma, aveva detto nell'intervista alla stampa dell'esistenza di chat private e mentre San Giuliano la faceva romantica con i cuoricini, lei ha parlato, diciamo, di messaggi piccanti e ci si scambia delle foto, non ci si scambia solo delle foto innocenti e degli emoticon. Insomma, è un ministro sotto ricatto, oltre che un tema, passatemi il termine un po' gergale, di clamoroso sputtanamento delle istituzioni che ha reso necessarie queste dimissioni, a mio giudizio, insisto, certo, tardive, diciamo, per salvaguardare il minimo del senso dello Stato. E io sono molto stupito che Giorgia Meloni, come primo riflesso, abbia sempre quello di difendere la tribù, perché noi 2 giorni fa stavamo parlando di gossip e di complotti. E oggi finalmente, diciamo, è arrivato il passo indietro. In realtà sia gossip che sia complotti sono i grandi protagonisti di un altro pezzo di intervista. Però Maurizio prima andrei... Molinari, voglio esprimere il mio civile dissenso su Magliaro, perché Magliaro reagisce a questo imbarazzo che c'è sul comportamento del ministro, raccontato dalla Boccia, dicendo ma lei è un'arrampicatrice, una spiantata, cercava un'occasione. Uno deve dire, è giusto o sbagliato quello che lui ha detto. E direi di più, ma non so se Molinari è d'accordo, secondo me Giorgia Meloni non direbbe quello che dice Magliaro, cioè non l'attaccherebbe da donna in quanto donna, ma forse le direbbe grazie, perché quello che emerge non è decoroso, non c'è nessun reato in alcune delle cose che sono state dette, ma non è decoroso. Però il tuo parere, perché sei a Cernobbio, ti sei staccato, ti sei immerso in questa storia, che idea ti sei fatto? Grazie a voi. Ma io credo che il documento che abbiamo visto è molto interessante, soprattutto per 2 aspetti. Il primo lo accennava giustamente De Angelis, il metodo. Il metodo della signora Boccia è quasi perfetto, come le sue comunicazioni social, anche il suo approccio all'intervista, le risposte, il sorriso, la postura. E sicuramente ha un'idea di comunicazione molto avanzata, non occasionale, sarà spontanea, apparterà al suo DNA, però sinceramente colpisce. E
questo è dal punto di vista del metodo. E poi c'è il merito, perché il messaggio di fondo che lei dice è che lei ha dei documenti che ha ricevuto dal Ministero, da più persone, e che li ha lei. Allora, io credo che mettendo assieme questi due aspetti, la sua postura rispetto alla comunicazione, estremamente professionale, e il fatto che lei possiede questi documenti, è chiaro che questi due elementi assieme ci dicono che il caso non è chiuso. Le dimissioni di San Giuliano pongono fine in maniera raffazzonata e tardiva al problema politico di Giorgia Meloni, della Presidente del Consiglio, ma il problema sostanziale, che cosa questa signora sta facendo, perché lo sta facendo e qual è l'operazione della quale lei è protagonista, è il vero interrogativo con il quale Giorgia Meloni deve fare i conti. Fiorenza Sarzanini, ci farà i conti Meloni o ritiene il caso chiuso, almeno lei? Allora, io innanzitutto vorrei dire che è molto sgradevole questo attacco di Magliaro contro la Boccia, perché vorrei ricordare che in un'intervista televisiva il primo a parlare di imbarazzo per Meloni, per il governo, è stato il ministro San Giuliano. Quindi, se anche Maria Rosaria Boccia fosse una spia, è il ministro San Giuliano ad aver utilizzato Maria Rosaria Boccia fino a proporla come consigliera. Quindi già questa cosa di attaccarla sul piano personale credo che sia sgradevole e sbagliato, e questa è la premessa. Il resto che vorrei dire è che sicuramente ha ragione Molinari, il caso non è affatto chiuso, perché noi sappiamo benissimo che Maria Rosaria Boccia, quando il ministro diceva delle cose, 5 minuti dopo, 10 minuti dopo, massimo un'ora o due ore dopo, lo smentiva attraverso il suo profilo social. Allora, noi con questo dobbiamo fare i conti. C'è una persona che ha avuto accesso per diversi mesi alle stanze del Ministero della Cultura senza averne alcun titolo. Era la fidanzata, era l'amica, era l'amante. A me sinceramente tutto questo non mi interessa, perché, ripeto, siccome i fatti privati, questo lo abbiamo già detto, non sono mai privati quando un personaggio è pubblico. Il pubblico e il privato per un ministro non esistono, tutto è pubblico. Allora, adesso attaccare Maria Rosaria Boccia per dire che San Giuliano, poverino, è caduto nella sua trappola, non fa altro che svilire San Giuliano, perché evidentemente talmente non era adatto al suo compito che oggi pomeriggio si è dovuto dimettere. No. Appena finisce può replicare Magliaro. No, il fatto... Prego, Fiorenza, prego, finito. Se San Giuliano si è dovuto dimettere, se Giorgia Meloni, dopo averlo in qualche modo costretto ad andare al TG1 dicendogli vai, spiega e chiudi il caso, si è resa conto che il caso non era affatto chiuso, tanto che 3 giorni dopo lo ha messo alla porta, io credo che il problema sia di San Giuliano e della Meloni più che di Maria Rosaria Boccia. Però noi a Maria Rosaria Boccia oggi abbiamo... Volevo replicare a Fiorenza Sarzanini, che è una ottima collega, e ha perso evidentemente l'inizio del mio intervento qui. Ho detto che le dimissioni di San Giuliano sono state date tardivamente, andavano date prima perché la situazione era insostenibile. Parlo delle dimissioni di San Giuliano, non della Boccia. Però ha detto una che pescava a strascico, non è... Io ho liquidato l'argomento San Giuliano. Tu hai parlato San Giuliano, di una donna che pesca a strascico? È un modo di dire, mamma mia. Insomma, è un modo di dire. No, non è un modo di dire, è un'offesa. Ma che offesa? Questo modo di dire non è un modo di dire. Ho detto che questa signora ha fatto il giro delle 7 chiese, diciamolo in un'altra maniera, politicamente parlando, in 5 anni di frequenze a Montecitorio. È vero o non è vero? Lo ha rivendicato lei. Quindi non sto dicendo io qualcosa che non è vero. Abbiate pazienza. Prevedevo un intervento su Wedding. Magliaro, però facciamo replicare Sarzanini perché è in collegamento, se no non sentiamo. Prego, prego Fiorenza. Ci mancherebbe. Allora, se ha fatto il giro delle 7 chiese, in 6 chiese non ha trovato ascolto, nella settima ha trovato ascolto, ed è successo quello che è successo, e San Giuliano si è dovuto dimettere, andremo certamente a capire qual è il ruolo di Maria Rosaria Boccia, perché lo ha fatto, ma soprattutto, secondo me, dobbiamo ancora capire che cosa è successo in questi mesi dentro il Ministero della Cultura, che mi pare più importante.
Infatti quello che cercavamo di dire prima è teniamo il fuoco su, diciamo, l'unico tra i due che aveva un dovere istituzionale da e un'istituzione da difendere, e proprio cercando di capire cosa c'è ancora da scoprire di questa storia al di là delle dimissioni del ministro, abbiamo proprio chiesto a Maria Rosaria Boccia che c'è Mimmo Torisi, fatti capire. Non c'è la clip ancora? Ok, la vedrete dopo. Siamo tornati da poco, siamo già, questo è il famoso bello della diretta. L'artigianato di Inonda, cioè stiamo facendo tutto in diretta, preparando le clip per farvele vedere nelle condizioni migliori, non è ancora pronta, quindi andiamo avanti. Il tema però è appunto chi dei due aveva il dovere di porsi la questione delle conseguenze delle proprie azioni e delle proprie eventuali debolezze. Ma allora, chi può dire? È evidente che la prima responsabilità di questa vicenda è in capo. Cioè, la domanda sostanzialmente è così rilevante chi è Boccia? Una volta, cioè, o uno dimostra che è un agente provocatore mandato dalla solita PEC per il complotto, allora, eccetera, ed è un conto. Allora, dopo, se leviamo dal tavolo la fantascienza, la cosa conta chi è Boccia? La cosa rilevante è conta chi è Boccia in relazione al tema politico, non al rapporto sentimentale tra i due, eccetera. Per questo era del tutto inaccettabile la prima spiegazione in relazione al gossip. Boccia ci ha raccontato che, pur non avendo un titolo ministeriale, ha documentato che conosceva i percorsi dei leader del G7 e infatti poi il G7 sembra che sia stato spostato da Pompei o comunque a Napoli. Allora, signori, la rivelazione ha portato poi a un atto concreto, cioè è mutata l'organizzazione del G7. Vi pare poco? A me no. Ci ha detto che c'era un utilizzo della macchina di scorta del ministro. Andavano a vedere il concerto del volo. Per fini privati. Privati andavano al concerto. Dei Coldplay. E infatti ci sarà un'inchiesta aperta. Ci ha detto in questa insopportabile, diciamo, intreccio pubblico-privato, che ha ascoltato una telefonata in cui la moglie avrebbe interrotto un contratto. Cioè, ci ha detto che non si capiva a che titolo stava lì. No? Ecco. Poi San Giuliano, l'ha detto in maniera più esplicita, la tesi di San Giuliano è stata: ho portato la mia amante, diciamo, volevo farle il contratto, poi se ne è accorta mia moglie, gliel'ho dovuto togliere, eccetera. Cioè, non ha detto esattamente più così. O meno. Noi avevamo nelle stanze del governo, una figura che si occupava di questioni anche abbastanza rilevanti, che conosceva, diciamo, delle cose che non si capisce a che titolo. Questo è un fatto politico che ha a che fare con la gestione del potere, con la trasparenza del potere, con la responsabilità del potere, con l'etica del potere. Poi è chiaro che oltre a queste sono le cose acclarate. Poi c'è un sapiente gioco di allusioni, perché lei ci dice San Giuliano è sotto ricatto di altri, ma non ci dice chi. Gioco di allusioni, perché qual era il gioco, diciamo? Sai che nel prossimo persone ci dice anche qualcosa su chi? Dopo otto pagine. Ci dice tutto fra breve, non ti sbilanciare. Break. Abbiamo un break doveroso, ma voglio fare già la domanda alla Ponzani, che si fanno tante persone che ci stanno guardando. Ma se invece di essere Maria Rosaria Boccia e invece di essere avvenente si fosse chiamato Gennaro Esposito e fosse stato chiatto e basso, sarebbe accaduto questo? Cioè diremmo che andava a raccattare? Quando è un uomo è un curriculum brillante, ha presieduto l'intergruppo, se è una donna andava a raccattare. Anzi, ha il merito di farlo a titolo gratuito, se è un uomo che è un curriculum brillante, se è una donna gratuito. Sta pescando a strascico. Vabbè, però è bello, tante idee qui. Con Magliaro, questa carezza volevamo salutare Magliaro. Con questa vogliamo salutare Magliaro che ci lascia, perché c'è lo spezzone più importante. Sì, fammi dire due cose: non solo c'è lo spezzone sulle chat su quello che Maria Rosaria Boccia sostiene di avere o di non avere, ma ci raggiunge anche Pietro Senaldi mentre ci saluta Magliaro, e ci vediamo dopo il break. Tra poco. Dimmi quando.
21:57, siamo tornati in onda, in diretta, ancora con noi Alessandro De Angelis, Maurizio Molinari, Fiorenza Salzanini e Michela Ponzani, che ringraziamo. Ci ha raggiunti anche Pietro Senaldi. Adesso è pronta, ciao Pietro, buonasera, ben trovato. Adesso è pronta la clip di cui vi parlavamo prima, è un pezzo dell'intervista in cui si affronta proprio quella questione lì, cosa in mano, cosa non in mano, le chat, i presunti ricatti, le foto, perché si è parlato anche molto di servizi fotografici che sarebbero stati scattati ai due e poi evidentemente ritirati dal mercato. Ecco la versione di Maria Rosaria Boccia. Torniamo alle cose di cui l'accusano. Lei nell'intervista alla stampa in edicola questa mattina dice: io passando molto tempo accanto al ministro ho ascoltato anche, diciamo, telefonate con membri del governo. No, ma infatti non è un'accusa. Forse era lui che non doveva telefonare davanti a una persona che non era nulla nel ministero, perché poi vengo a scoprire che non io. Gli errori non penso. Ma infatti non la stavo rimproverando di nulla, stavo dicendo a chi ci sta guardando, che magari non ha letto l'articolo, saranno pochi, ma non hanno letto la sua intervista sulla stampa, stavo ricostruendo la sua versione di questo passaggio. Passavo molto tempo accanto al ministro, ho ascoltato, ho letto dei messaggi che il ministro si scambiava. Mi è arrivato questo messaggio, vedi, oppure rispondi. Addirittura lui le diceva: leggilo, guarda che mi scrivo. Sì, ci sono dei video dove noi a Pompei, ad Ercolano, a Rimini, ci sono tanti social dove hanno rimbalzato dei video dove lui mi lascia il cellulare per salire sul palco, piuttosto che per rispondere a delle persone. Ma io non ci vedo nulla di male. Oggi no? C'è un giornale che però avanza. No, è un gesto di grande confidenza. Esatto, però comunque può avere delle conseguenze. Secondo me di sicurezza. Affidamento, sì. Però oggi c'è un giornale che avanza l'ipotesi che lei, approfittando di questa grande fiducia, che io il mio cellulare non lo lascerei in mano a nessuno, io e non sono un ministro, tutti, quindi, ma no, ma è una questione proprio diciamo, di tutela della propria privacy, però oggi qualcuno scrive che, approfittando di questa fiducia del ministro, lei abbia scaricato sul suo computer il WhatsApp del ministro. Io continuo a dire che tutte queste persone hanno tantissima fantasia. Quindi no. Io non ho mai avuto un computer quando c'era il ministro, si può vedere anche dalle foto, dai video. Io avevo il trolley con gli indumenti personali e la borsa con il cellulare. Non ho mai portato l'iPad, il computer. Ok, questa è un'ottima risposta. Ha mai scaricato WhatsApp del ministro su qualsiasi altro device che non fosse un computer? No. Allora, già che ci siamo, le chiedo anche un'altra che circola sui giornali, l'avrà letta, però. Faccio fatica a leggere tutto. Un servizio fotografico in cui voi due uscite mano nella mano da uno studio medico. Questa notizia è anche accompagnata da al ministero circola la voce che la Boccia è incinta di San Giuliano. E secondo lei, se queste foto ci sono realmente, pagate secondo valgono tantissimo. Un appartamento forse. E non magari le ricomprate lei. No, non sarebbero già uscite? No. Potrebbero, diciamo, ci sono illustri precedenti di servizi fotografici molto compromettenti per qualche politico, per qualche potente, che sono stati acquistati e non pubblicati. È una modalità non esattamente encomiabile, ma è una modalità che non sarebbe la prima volta che viene messa in atto. Però la domanda rimane: lei e il ministro siete... Allora, c'è la possibilità che lei e il ministro siate stati fotografati? Noi non siamo mai entrati né usciti insieme da uno studio medico. Facciamo così. Questo era quello che volevamo. Quindi quelle foto... È tutto inventato. Ma quante cose sono inventate in tutta questa storia? No, stiamo chiedendo, perché se è tutto vero, questo è una storia di follia. È inventato. Ma se domani queste foto escono, lei che ci rivengo qui da lei. Io ci metto la faccia quando dico le cose. E se ne escono altre? Sì, è uscito uno scoop stamattina, ieri, non lo so, di gente. Le vogliamo vedere? Che scoop? Sono foto di voi due. Sono più scoop quelle che ci sono sui miei profili social. di quelle. No, però gente dice una cosa. La inviterei a non sfidare i fotografi. Io mi sfido. Lui era con noi a Polignano, ok? Sia la sera che la mattina in piscina. Ha mai visto un gesto
affettuoso nei miei confronti del ministro e mio nei confronti del ministro. Sentimentale no, ma lei è stata molto affettuosa quando lui è stato rischiato, lui era intimidito e lei è stata molto, non ti preoccupare, sei andato bene, non ti buttare giù. Anche io l'ho detto qualche minuto fa, per me lui è un uomo di cultura, è un uomo che sa fare bene il suo lavoro e che forse non è comunicata bene questa sua professionalità, questa sua cultura, e per questo le persone lo fischiano e succedono queste cose. Poi, voglio dire, avendo conosciuto anche noi il suo ufficio di comunicazione, capiamo forse il motivo. Non mi conosce. Perché? Non ce la dica, a questo punto stiamo dicendo tutto. Che cosa sull'ufficio di comunicazione le ha fatto qualche torto? No, ha detto che non mi conosceva. Invece lei ha postato una foto che eravate vicinissimi, mica solo una. Ma vi siete anche parlati, mai visti, incrociati al ministero, lui sapeva bene. E lui ha la stanza accanto a quella del ministro. La stanza in cui, secondo alcune ricostruzioni che abbiamo potuto fare, ai primi d'agosto... la stanza del ministro, dove i primi d'agosto lei firma questa benedetta nomina. Allora, no, io i primi d'agosto firmo il contratto. Il contratto, scusi, la nomina è di luglio. Lei il contratto lo firma, lo firmerebbe, le chiedo conferma di questo. No, l'ho firmato. Ministro, le chiedo la circostanza, se mi conferma la circostanza. Lo firma i primi d'agosto nella stanza del ministro alla presenza del capo di gabinetto e di Lucia Borgonzoni. No, poi siamo usciti dalla stanza del ministro e nel corridoio c'erano il sottosegretario e altre persone che lavorano al ministro. Lui ha confermato che avevo appena firmato e ad alta voce ha detto: guarda, io entro dentro, così chiamo anche l'ufficio di controllo, in modo che per i prossimi giorni sollecito e prima che vanno in vacanza l'ufficio viene di controllo di bilancio, che è quello che ratifica poi la nomina e quindi anche la Corte dei Conti. Io poi, andando via, salutando tutti, augurandoci buone ferie, lui ha detto: dal 20 puoi anche pubblicare sui social. Io non l'ho fatto subito perché ero in vacanza e poi l'ho fatto. L'ha fatto quando Dago Spia esce? L'ho fatto qualche ora prima che uscisse Dago Spia. Chi l'aveva informata che proprio quel giorno il ministro aveva mandato un'ora prima del suo posto una mail per annullare la nomina? La mail è successiva. Se lei vede allora gli orari. La ricostruzione è sbagliata, perché da quello che risulta lui ha girato la mail. C'è scritto l'orario della mail, se lei va a vedere sui miei profili social è successivo. È successivo. Allora, cioè lei prima pubblica e poi la nomina viene revocata via mail. Esatto. E Dago Spia esce quanto tempo dopo? Dopo poche ore, perché io sono convinta che al ministero c'è una talpa che passava queste notizie per bruciarla. Esatto. Quindi è questo che dice, quando dice lui è ricattato, non io. Ah, lui sì. Lui è sorvegliato, controllato. Sì, sì. Allora le chiedo una cosa, perché sarebbe decisiva. Siccome adesso tremano i palazzi, ogni giorno Palazzo Chigi si sveglia dicendo cosa dice la boccia. Sì, sì, è vero, è così, lo sa, non facciamo finta, non siamo Heidi. E se è vero quello che lei sta dicendo a me e a Marianna, nel momento in cui lui smettesse di parlare di lei... lei non parlerebbe più di lui? Assolutamente. Non la sentirebbero più? E per quale motivo? Io non faccio politica, non faccio spettacolo, ritorno, come sto facendo anche in questi giorni, al mio lavoro. E prima cosa dovrebbe succedere? Cioè, a parte il silenzio, ma dovrebbe esserci delle pubbliche scuse? Cosa? Penso che quelle siano doverose, visto che ormai non so, penso che ci conoscano più persone anche al di là della nostra nazione. Cioè lei si aspetta delle scuse dal ministro? Per me e per la mia famiglia. E anche si aspetta che questo suo, diciamo, tornare alla sua vita di sempre, mettiamo così, è subordinato alle scuse, ma anche all'ammissione da parte del ministro di avere, secondo lei, raccontato una storia che non è vera? O racconta la verità, oppure sarò costretta io a raccontarla, però poi cadrebbero... nel racconto tante altre donne che... Però scusi, se lei ha detto che non ha registrato mai nessuno, a parte il funzionario di cui ha reso nota la telefonata, come fa a provare eventualmente quello che lei dirà o sarà costretta a dire dalle bugie del ministro?
Vabbè, io ho ascoltato telefonate, ho letto messaggi, io posso dirlo. E poi ci sono gli uffici competenti che oggi i cellulari, voglio dire, anche se cancelli, c'è tutto, no? Beh, serve un'accusa per mafia per prendere una... cioè, nel senso siamo... E poi ci sono dei dettagli che semmai potrebbero aiutare alla ricostruzione. Dettagli di cui in possesso lei? Che conosco. Ok. Molto chiaro. Comunque non registrazioni video, no. Filmati, screenshot, no. Ci sono poi anche dei messaggi del ministro, voglio dire. A che lei però, c'è tutta roba sua nel caso. Certo. Oh, okay. Sì. Io ho anche regalato al ministro una pellicola privacy. Cioè? Una pellicola che gli permette di non far vedere alle persone che sono accanto quello che lui scrive e quello che lui invia, perché abbiamo ho visto, Mimmo Torrisi che ho visto tante volte dei messaggi sbirciati da qualcuno. Sbirciati anche da me, perché se stai seduto in aereo e lui ti sta accanto e chatta con qualcuno, e come lei ci sta, avrà capito guardando in onda e dimostrando tutte le sere di guardare in onda che anche l'ironia è un po' la cifra, no? Lei in questo momento ci sta dicendo che l'unica a difendere la privacy del ministro è stata lei. E lo può dire, gliel'ho regalata io la pellicola privacy. Ho detto guarda Gennaro, se tu poco stai accanto ad una persona e ti vede che invii questo messaggio non proprio ministeriale, va a finire nei guai, mettiti una pellicola privacy così... Non ti vedono. Anche perché sennò il rischio è di incorrere in quello di cui lei parla oggi alla stampa. In realtà non ne parla, accenna, come spesso le accade di fare, al fatto che il ministro sarebbe stato ricattato dai direttori di giornali. Che è un'affermazione, anzi, di settimanali. Lo dicono anche i giornali però, non lo dico solo io. Beh no, i giornali dicono che eventualmente questi direttori avrebbero comprato delle foto che magari il ministro non aveva piacere che uscissero, non le avrebbero pubblicate, poi acquisendo oggettivamente una posizione non diciamo, le avrebbero di forza. Pubblicate perché queste persone sono buone d'animo? Io non giudico nessuno, mi attengo ai fatti, ma volevo rimanere su quella sua affermazione. Lei lo dice perché lo deduce dal fatto che le foto non siano uscite? No, perché il ministro ha ricevuto una mail dicendo che C'erano quelle foto, non le pubblico, perché per me è una sorta di ricatto, no? Questa è una bomba atomica. Non gliel'ho mandata dice io. Così, alla fine dell'intervista, è una bomba atomica. Cioè lei dice, il direttore in questione, o i direttori, è uno? Almeno uno. Avrebbe fatto sapere al ministro di questo gesto di grande generosità per acquisire dei crediti o per acquisire dei vantaggi. Questo poi dovrebbe sempre raccontare lui, non io. Mamma mia, trema la Repubblica. Allora, questa commissione, tutte queste domande, tutte queste notizie, la pellicola Spy è cult, ci sarà un boom di vendite su Amazon, ministro San Giuliano, in qualunque momento questo telefono aspetta lei, e vorrei andare subito da Maurizio Molinari, perché lui ha fatto il titolo, quindi, ma anche l'interpretazione, cosa gli sembra più importante e cosa meno. Allora ci fermiamo un secondo di pubblicità e no. Poi... Ah no, non c'è. Perfetto. Allora ci dice subito Molinari che cosa le sembra più importante di tutto quello che ha sentito. La postura della signora Boccia. Io credo che dobbiamo essere tutti grati a In Onda per questo straordinario spezzone che abbiamo appena visto. Non ha avuto mai un'inflessione, un'emozione, un'esitazione. Lei ci ha detto che lei è l'unica che si è occupata della protezione e della sicurezza di San Giuliano, che lei è in possesso di screenshot, documenti e quant'altro lei ha avuto, che non ha nessuna intenzione di rivelarli, ce l'ha detto con il sorriso sulle labbra e ci ha detto che chi minaccia e chi ricatta San Giuliano non è lei ma qualcuno nei palazzi della politica. Un messaggio lucido, chiaro, con attratti feroce, pronunciato e consegnato a tutti noi con eleganza e il sorriso sulle labbra. Davvero un grande pezzo di cronaca, una grande storia di cronaca sulla quale tutti noi dobbiamo riflettere chiedendoci naturalmente chi è Maria Rosaria Boccia. Un telegramma. Sì. Cosa chiederebbe subito a caldo se San Giuliano stesse per chiamare? Cosa chiederebbe al ministro per Repubblica?
gli chiederei che cosa sono questi documenti, che cosa secondo lui lei in questo momento possiede, perché io credo che questo è l'interrogativo che chi ha a cuore la Repubblica sta cercando una risposta. Questa è la domanda. Fiorenza Sarzanini, il tema è anche, ricollegandoci a quanto detto da Maria Rosaria Boccia, cosa hanno in mano gli altri, perché questo dettaglio, questo racconto abbastanza inquietante di una mail di un direttore di un settimanale che scrive a San Giuliano e gli dice: tranquillo, le foto le ho comprate ma non le pubblico. Se lo mettiamo insieme alla apparente sicurezza con cui Maria Rosaria Boccia dice non possono uscire foto compromettenti mie e del ministro perché non ce ne sono, allora se dobbiamo ancora fare uno più uno che fa due, esistono altre foto del ministro compromettenti con altre persone? Allora io mi ricollego a quello che ha detto Maurizio Molinari, che trovo appunto anch'io il punto chiave di tutta questa vicenda. Anche se secondo me la domanda non è chi è Maria Rosaria Boccia, ma che cosa può ancora dire e raccontare Maria Rosaria Boccia. A me questa vicenda ricorda molto quella di Patrizia Daddario. Quando Patrizia Daddario ha raccontato di essere stata alle feste di Berlusconi e di aver registrato quelle feste, tutti si chiedevano chi la mandava, quale servizio segreto, italiano, straniero. In realtà chi la mandava, o se Patrizia Daddario era arrivata da sola da Berlusconi, l'importanza era che quelle registrazioni svelavano le famose cene eleganti di Berlusconi. E allora, al di là di chi manda Maria Rosaria Boccia, io mi chiederei che cosa ha Maria Rosaria Boccia e soprattutto qual è la verità che il ministro deve raccontare, perché se non la racconta lui, la racconta lei. Ecco, io starei non alla personalità, ma a quello che adesso noi come paese, noi come governo, noi come cittadini ci troviamo a dover affrontare, perché mi pare di capire dalle parole appunto che Maria Rosaria vi ha consegnato che la questione non è affatto chiusa e che rimane e aleggia non solo quello che è stato tra lei e il ministro, ma quello che è stato tra il ministro e altre persone. E quindi tutto questo non viene spazzato via neanche dalle dimissioni, perché se Maria Rosaria Boccia ha documenti che riguardano questi 3 mesi e che coinvolgono il ministro San Giuliano e altri esponenti di governo, dopo San Giuliano non vorrei che ci fossero altri costretti a dimettersi. Io ovviamente sottoscrivo tutto quello che dice Fiorenza Sarzanini, però per tirare dentro Senaldi, che era sofferente, gli chiederei un'altra cosa. Per me la domanda non è solo che cosa abbia la Boccia, perché ci ha spiegato che lei da adesso, se nessuno la chiama in causa, non tira fuori più nulla. La mia domanda è: quanti San Giuliano ci sono nella classe dirigente del centrodestra? Brutalmente, quanti che non hanno la continenza e il rigore del decoro istituzionale, quanti che sottovalutano e dico vabbè sta ragazza, e poi si trovano davanti una donna che non fa neanche uno sconto. Soprattutto dobbiamo sempre pensare che lo scontro è stato inuguale. Quello parlava dal TG1, 10 milioni di contatti, lei parlava sui social, è stato anche un po' un Davide contro Golia, altrimenti non sapremo nulla. Quindi dimmi, secondo te, quanti San Giuliano ci sono nel governo? Guarda, io come faccio a saperlo? Nel senso, io posso giudicare tutto. Io posso giudicare i ministri dal loro lavoro di governo e posso dirti che San Giuliano è stato un ottimo ministro. Lo dice anche lei. Ha fatto moltissimo per la cultura. Bene. Poi ti dico anche questo, però. Che San Giuliano si è assunto le sue responsabilità, ha detto una verità. Un po' aiutato, possiamo dire un po' certo. Aiutato che per anche 15 giorni aiutata, non ha detto una parola, Luca, zitto e mosca. Anche la boccia è aiutata, ma non dice. Lasciami aiutata da chi? Beh, parla tutti i giorni, no? Oggi ha parlato, gli avete fatto un'ora di intervista, bravissimi. Però se mi lasci finire, San Giuliano si è assunto le sue responsabilità, ha rimesso il mandato, ha detto una sua verità, credibile, ok? Se alla Boccia non va bene,
smonti la verità di San Giuliano. D'accordo? È quello che è stato io più fa... è quello no, che ha fatto. La boccia, adesso un'ora di intervista, è apparso solo questo, ok, la postura, perfetto, ma che è una donna che vuole ricattare, che sta ricattando. A questo punto non solo il ministro, ma tutte le istituzioni. Ammesso che abbia qualcosa su cui contare. Cioè, il comportamento opaco è quello della boccia. Quello che ha fatto San Giuliano lo sappiamo tutti. E noi siamo qui tutti a chiederci, il direttore Molinari, che sostanzialmente, chi è la boccia? Nel senso, quante bocce ci sono, rivolto alla tua domanda. E la direttrice Sarzanini, cos'altro deve dire la boccia? Quindi è la boccia che non è chiara. L'opacità è tutta intorno alla boccia. Il personaggio ambiguo ed equivoco è la boccia che si presenta col videoregistratore. Ok, chiarissimo. Che dice delle cose che neanche è riuscita a dire se aveva una relazione col ministro o no. Neanche questo riesce a dire. Il marito della boccia, l'ex marito della boccia, ha rilasciato questa dichiarazione qui. Ha detto, a San Giuliano lo attende un inferno perché io questa persona... L'ho sposata, la conosco, è stato il peggiore errore della mia vita. Vabbè, però l'ex marito. Allora, Pietro, è chiaro il tuo punto? Diciamo che gli ex mariti, gli ex in genere, non state sono proprio l'ufficio stampa migliore che si possa avere. Una persona imparziale. Ma voglio andare da Fiorenza Sarzanini perché sappiamo che poi deve correre a chiudere il Corriere. Perché, dice Senaldi, chissà quante bocce ci sono in giro, ma il tema è se... Cioè, la leggerezza con cui il ministro San Giuliano ha condiviso informazioni, conversazioni, documenti, confidenze con Maria Rosaria Boccia è replicabile, perché le tante donne di cui parla, a cui allude Maria Rosaria Boccia sono potenziali tante altre destinatarie di documenti, uomini, confidenze. Uomini, perdonami Marianna, o uomini, ci sono anche ministre donne. Lei parla di uomini, ok, io mi attengo, stiamo commentando l'intervista, nell'intervista okay. Boccia parla di tante altre donne che ancora non sono state ufficialmente coinvolte in questa storia. E che lei non vuole coinvolgere. La domanda però fondamentale è verosimile che il ministro, se questo era il suo modus operandi, possa aver condiviso altro con altre persone. Allora forse il punto non è chi è la boccia, ma insomma la permeabilità del ministro. Del ministro. Dell'ex ministro. Era esattamente la domanda che volevo fare a Pietro, appunto quando lui dice... la boccia, chi è, che cosa ha, ma il problema è che la boccia, tutto questo materiale, se ce l'ha, l'ha avuto grazie al fatto che stava 24 ore su 24, 12 ore su 12 ore, 3 ore su 3 ore al Ministero con il titolare del Ministero della Cultura. Non è che la boccia si è intrufolata nelle stanze oppure di notte è andata a rubare nelle stanze. Esatto. Se la boccia hai perfettamente ragione. In se grado di aspetta Pietro che siete entrambi collegati, non si capisce. Prego Fiorenza. Ho finito, volevo finire. Se la boccia ha materiale tale da ricattare il ministro o altre persone, lo ha avuto perché il ministro ha fatto sì che lei avesse accesso. Quindi torniamo al punto di partenza. Il problema non sono gli estranei alle istituzioni, il problema sono le persone delle istituzioni che fanno entrare nelle Eccoli, stanze del potere gli estranei. San Giuliano, se posso. Chiaro, grazie, allora, grazie Fiorenza Sarzanini, ti liberiamo, grazie per essere stata con noi stasera. Se posso rispondere alla Sarzanini. Grazie a voi. Se posso rispondere alla Sarzanini. Il problema della permeabilità delle istituzioni è stato risolto con le dimissioni di San Giuliano. Cos'è l'errore di San Giuliano? È stato fidarsi di una persona che non meritava la sua fiducia. Lui è entrato in confidenza con una persona che non voleva la sua confidenza, voleva le sue informazioni, voleva altro, no? E non ci dice infatti che cosa voleva, non ce lo dice. Allora, certo, San Giuliano ha sbagliato, si è fidato di una persona sbagliata, ma l'errore non è fidarsi di un collaboratore, secondo me. Se il collaboratore ti tradisce, se il collaboratore rivende le informazioni, sì, tu sei stato leggero, hai ma non rivende nulla, rischi una querela, ma il Pietro. Secondo me, non c'è nessuna informazione rivenduta. È del collaboratore. Ma perché dovete screditarla? Io veramente io non la credo, io la descrivo. Questo atteggiamento, no, sono un giornalista di destra,
C'è una donna, fra l'altro, di destra, e devo dire che è una poco di buono. Non è infantile. No, io però, non lo dico. Ma Molinari, che fra poco lo andrà a chiudere, e chiedo solo a Alessandro De Angeli di aspettare. Ancora e anche Michela Ponzani, arriviamo subito. Sì, anche Michela, aspetti un secondo. Direttore Molinari. Non ha capito. Direttore, ci io devo dire che da questa importante trasmissione esco con la convinzione di non sapere cioè di più punti interrogativi di quanti sono le certezze. Faccio un altro esempio. È chiaro che la Presidente del Consiglio ha gestito molto male questa vicenda, in ritardo, ha avuto delle esitazioni, l'interpretazione è stata sbagliata, forse non aveva tutte le informazioni, forse aveva dei timori sulla base di cose che sapeva. Però, ad esempio, uno dei punti interrogativi che porto dentro di me è: durante quest'estate, a un certo punto, la Presidenza del Consiglio è scomparsa per alcuni giorni senza dare una spiegazione precisa, in coincidenza col fatto che un giornale a lei molto vicino ha rivelato che ci sarebbe stato un complotto contro di lei o contro la sua famiglia, che è una cosa ancora non chiarita. Noi non sappiamo perché il giornale di Sallusti ha fatto questa rivelazione, però ci sono dei punti interrogativi. È successo qualcosa sul piano della sicurezza all'interno dell'esecutivo di cui tutta questa vicenda è una spia? Io non ho una risposta, però l'interrogativo secondo me sta in piedi. Questo è un punto, perché effettivamente i due grandi punti interrogativi dell'estate riguardano per l'appunto la teoria del complotto, che si fa largo anche nel caso di Boccia, perché lo sentirete dopo, glielo chiediamo, perché sui giornali in questi giorni qui sono state addirittura collegate le due cose, no? Forse l'allarme di Sallusti sull'indagine su Arianna non si riferiva ad Arianna, ma si riferiva a un giro lungo per arrivare a Meloni, che potesse passare da San Giuliano addirittura da Lollobrigi. È stato detto di tutto, gli abbiamo chiesto conto e tra poco lo sentirete, però De Angelis... Qui ti devo dire, c'è un elemento, mi collego a quello che dice Maurizio Molinari, molto interessante, perché a mio giudizio la Presidente del Consiglio è entrata in un trip politico-psicologico inspiegabile. È un'estate che parla di complotti sulla base di inchieste che sono, diciamo, al momento inesistenti, che evoca nemici. Durante il suo viaggio in Cina se la prese con i giornalisti, diciamo. Andò a Parigi e se la prese con la pugile algerina. Meno male, tra l'altro, che gli algerini erano in campagna elettorale distratti perché sono il primo fornitore di gas, eccetera. Cioè, dove vede un nemico, diciamo, la vede là. Se io fossi, diciamo, una persona vicina al Presidente del Consiglio, le direi: rilassati. Cioè, ha vinto le elezioni molto bene 2 mesi fa. E se allarghiamo lo sguardo, mentre, diciamo, il governo italiano entra in fibrillazione per l'influencer di Pompei, Scholz, diciamo, ha i problemi dei nazisti in Turingia al 30%. Macron non riesce a fare il governo e Sanchez è andato in 3 paesi africani perché, diciamo, è invaso dai migranti delle Canarie. Cioè, nei suoi fondamentali il governo italiano è forte, però diventa vittima delle proprie macchinazioni, perché appunto c'è questo forte residuo di, diciamo, di cultura politica, per cui tutto è un attacco, tutto è un complotto, prevale la logica del capo partito che deve difendere i suoi sempre e comunque, anche se sbagliano, perché ha fatto cose indecenti, diciamo, e non il riflesso del Presidente del Consiglio che deve difendere il senso dello Stato. Questa vicenda, anche con le dimissioni, è un clamoroso fallimento politico di Giorgia Meloni. Il ministro, diciamo, San Giuliano si è presentato tra le fanfare come colui che doveva ribaltare l'egemonia culturale di sinistra, eccetera. Insomma, doveva portare al Ministero i nuovi Prezzolini e Gentile, è finita in questa maniera qua, diciamo, con i pianti in televisione su una storia extraconiugale. Per la moglie. Con le consulenze. C'è un fallimento politico. Suggerirei al Presidente del Consiglio di essere un po' più ambiziosa. E poi c'è il fallimento politico in relazione chiaramente alla classe dirigente, perché c'è poco da fare. Se tu premi i fedeli e non i meritevoli, i risultati sono questi, eh? Michela Ponzani, adesso parliamo della Meloni e ne parlerà anche la Boccia. E la mia domanda è, che penso che se la Meloni ha visto questa puntata, un po' conoscendo, dovrebbe dire grazie,
al giornalismo che ha fatto le bucce. Penso che Pietro Senaldi dovrebbe dire: mi vergogno della prima pagina del mio giornale di oggi, ma no, che diceva che era Matari. Penso che no, Alessandro Sallusti, il prossimo vergogno, complotto che annuncia, ci mettiamo no, coi popcorn, scusa, che come dice Molinari sono quattro mesi che doveva arrivare. Sallusti oggi ha chiesto le dimissioni. Se querela si fa d'oro, la boccia si fa d'oro. Luca, lei ha spiato il ministro? No, non ha spiato proprio nulla. Comunque, certo che sei libero di dirlo. E voglio dire un'ultima cosa, al TG1, perché era un grande scoop, è andato e non c'era più niente. Qui lei si espone, parlano cinque persone, ognuno dice quello che vuole, mica è facile. Ponzani. Esattamente, cioè il TG1, il servizio pubblico, è stato utilizzato come se fosse un confessionale per raccontare che cosa, quale narrazione, che c'è un uomo vittima di una donna senza scrupoli, che è sempre l'uomo la vittima, anche quando l'uomo esercita un potere, perché è un uomo di potere, anche se non si dimostra all'altezza del potere. Scusa solo un secondo, Molinari deve proprio correre, ce lo scrive, lo salutiamo, vai, corre a chiudere il giornale, vai. Prego. Grazie direttore. Grazie e complimenti. Grazie. Prego Ponzani, scusi, l'abbiamo interrotta di nuovo. Abbiamo due minuti prima del break. Prego. Dicevo che qui non è il dramma familiare che è andato in onda, non è la questione della famiglia tradizionale che si sfascia. Il ministro non avrebbe dovuto chiedere scusa a sua moglie in diretta nazionale, avrebbe dovuto chiedere scusa al Paese riferendo in Parlamento, perché fino a prova contraria in questa Repubblica esiste un dovere istituzionale di rendere conto in un'aula parlamentare. Ora che noi ci siamo abituati a una politica che utilizza i social, un dibattito che non avviene più nelle aule parlamentari, nessuno ha più la decenza di dimettersi, o quando lo fa soltanto perché potrebbero emergere scandali peggiori di quelli che già sono emersi, la dice lunga sulla, diciamo così, sul livello della nostra classe dirigente. Dopodiché dovremmo dire che finalmente è finita l'era degli underdog, perché mi sembra che siano tutti molto arroccati sulle da qua ripartiamo, perché sulle ambizioni politiche di tutte le persone coinvolte in questa storia c'è insomma, della ciccia da ascoltare dalla viva voce di Maria Rosaria Boccia, però adesso c'è un break, torniamo subito. Che vi siete persi durante lo spot, abbiamo continuato perché la storia ci appassiona e come dire, la ciccia è tanta. Parlavamo di complottismo, parlavamo degli allarmi lanciati, intanto insomma, vi ricapito, i nostri ospiti sono Pietro Senaldi, Michela Ponzani e Alessandro De Angelis qui in studio con noi. Si è molto parlato di cosa spinga Maria Rosaria Boccia a esporsi pubblicamente, lei lo ha detto, sono state le bugie a suo dire del ministro a cui lei ha ritenuto di dover rispondere colpo su colpo, in molti hanno alluso a una regia esterna, addirittura a un complotto. Allora noi di questo complottismo e anche del presunto coinvolgimento che il ministro Lollobrigida oggi è stato tirato in ballo, no? In alcune ricostruzioni. E non c'entra niente. E chi può dirlo? Maria Rosaria Boccia, appunto. Le abbiamo chiesto. Ascoltate un po'. C'è un'altra cosa che inspiegabilmente due giornali, solo apparentemente molto lontani da loro, stanno cavalcando, che è in realtà l'obiettivo non era San Giuliano. E chi era? Mettono insieme mettono insieme alcuni commentatori, alcuni retroscenisti, l'allarme che nel governo si è creato a un certo punto del mese di agosto su una presunta indagine a carico di Arianna Meloni, per la quale si era gridata al complotto contro il governo, eccetera, eccetera, e il dubbio che in realtà quei guai per Arianna sarebbero arrivati tramite ormai l'ex marito, ministro Lollobrigida.
Mettendo insieme questi dati viene fuori che a un certo punto il suo vero obiettivo in questo avvicinamento al governo Meloni fosse il ministro Lollobrigida. Allora le chiedo, in che rapporti è col ministro Lollobrigida? Non lo conosco neanche, ci siamo incontrati sempre il 5 agosto del 2023, non abbiamo entrambi i numeri di telefono e non ci siamo mai incontrati, ma a me fa sorridere tutta questa descrizione e tutto questo romanzo che si sta raccontando. Cioè, stiamo andando oltre. Lei pensa di quella di qualcuno per quello che sta leggendo? Allora, io al momento non ho intenzione di querelare nessuno. Certo che scrivono, quereliamo, io non ho paura di niente. Neanche dell'eventuale esposto. Se scrivono falsità, sì. Se scrivono falsità io devo controbattere. Ma se altrimenti no, se tutta la storia finisce ed anche velocemente andiamo tutti a casa e riprendiamo tutti le nostre vite felici e serene, no. Se poi si va oltre, non so, se sono costretta, sì. Ma non è il mood della mia vita questo. Che vuole fare da grande? Io, lei, già sono grande. Da più grande, siamo sempre tutte bambine sotto i 65. Continuo sicuramente nel mio percorso e spero che cresca sempre più. Quindi rimanere nell'ambito degli eventi, dei grandi eventi, della moda, certo, sì. A Pompei, cioè non ambisce a... Ma io giro il mondo, però la mia base è sempre Pompei e sarà sempre Pompei. Ha sentito che uno dei nostri ospiti, Sortino, volto noto delle Iene, ha detto tutto quello che è accaduto dimostra che bisognava assumere lei, non l'ufficio comunicazione del Ministero. Non voglio essere cattiva, ma sicuramente è un ufficio che ha fatto acqua da tutte le parti. E se le arrivasse una proposta, stavolta magari retribuita di incarico, ora, da parte di un qualunque ministero, non necessariamente quella cultura, perché no, diciamo è oggettivo che lei abbia dimostrato di sapersi muovere, mettiamola così. Al momento non avrei spazio nella mia vita, avrei accettato quella di San Giuliano a titolo gratuito proprio per muovermi con massima libertà. L'incarico retribuito per onestà intellettuale richiederebbe comunque del tempo da dedicare sicuramente. Quindi lei non vuole un lavoro? Ma io già ce l'ho il mio non lavoro. Vuole, no, stavo ricapitolando, no, la dico male, non vuole San Giuliano. Ok. Non lo vuole più. Al massimo lo vota, ma insomma, diciamo, ma rimaniamo. Se lui mi chiede scusa, possiamo tranquillamente restare amici. No, ma è su essere stati amici che mi concentravo. Sì, anche non vuole incarichi? Non vuole incarichi e. Non vuole soldi? E voglio che tutto questo si spenga il più presto possibile, con le scuse a me e alla mia famiglia. Lo fa un appello al ministro? Sì, sincero. La stessa cosa gli ha detto Giorgia Meloni, attenzione. Il suo lei forse non conosce la verità. Il suo sì sincero contro quello di Giorgia Meloni, secondo lei quale vince? No, ha detto lei, Giorgia, non conosce la verità. Stai dicendo che il ministro ha mentito alla Presidente del Consiglio? Sto dicendo che gli uomini, come penso che lei conosca, chiedo scusa. Ah, facciamo sempre, pure le complicità tra donne. Esclusi sempre presenti. Gli uomini hanno sempre tanta difficoltà a relazionarsi con le donne e a dire la verità. Se lei fosse stata... Ma perché le donne no? No, le donne tendenzialmente sono più sincere. Becca. Ma se lei fosse stata Mario Rossi e quel 26 agosto avesse pubblicato il post dicendo ringrazio il ministro San Giuliano... Non sarebbe successo nulla. Neanche sarebbe stata stracciata la nomina? Assolutamente no, ne sono pienamente convinta. Quindi questa... Se fosse stato un uomo, intendiamo. Sì. Mario Rossi, più uomo di Mario Rossi. Sì, lo so. Anche, anche una donna dall'aspetto fisico differente. Anche. Cioè una brutta. No, diciamo diversa. Però ammette che raccontata come la racconta lei, questa storia non è la storia del ministro San Giuliano, ma è la storia di Eva contro Eva contro Eva? Cioè di mezzo la moglie del ministro, lei e Giorgia Meloni. È una storia di potere di donne, paradossalmente, questo? Il suo nei confronti della versione del ministro, quello di Giorgia Meloni nei confronti del suo ministro e quello della signora San Giuliano nei confronti del marito. In una storia privata andrebbe anche bene. Nella storia della Repubblica Italiana non va bene, perché il capriccio di una donna non può far strappare una regola. Di quale donna è il capriccio? È il capriccio di una donna o la debolezza di un ministro? Li vogliamo invitare tutti in trasmissione? Volentieri. Il capriccio di una importa, donna noi siamo qui. Che gioca sulla debolezza di un ministro.
così la chiudiamo prima. Siete tutti invitati, se può, visto che organizza eventi, quello sarebbe un evento, niente male, se ce li porta tutti. L'ultima cena per tutti. Allora, Senaldi, Pietro, ti voglio proprio mettere il carico, non solo questo ti dovrebbe far riflettere, ma quello che ben due giornalisti di area di centrodestra, tu e Magliaro, avete detto qui, è il tentativo di schiacciare il giornalismo su una visione di squadre. Questa è ostile alla mia squadra, mette in difficoltà il mio governo, la meno, o viceversa. E invece, uno, secondo me, questa signora ha aiutato la Meloni, quindi le ha fatto un servizio migliore. Due, non è così, il pezzo più duro che io ho letto su San Giuliano, l'ho letto su un giornale di centrodestra, La Verità, dove un collega che noi conosciamo bene, Mario Giordano, lo ha scotennato e poi ha detto ci conosciamo, eravamo amici, eravamo giornalisti, volevamo raccontare delle storie, grande finale, io non ho smesso. Quindi chiedi scusa per la copertina del libro e di io non c'entravo niente, ma guarda, può fare. Luca, non la chiederò mai, la rivendico, ma non è questo il punto, la rivendico, ma posso dire, sai una cosa che di questa intervista che hai fatto, no? Cioè abbiamo scoperto la solidarietà femminile, di cioè chi? La Boccia attacca chiaramente l'unica persona che in questa storia non ha nessuna colpa, l'unica persona veramente innocente, che è la moglie di San Giuliano, no? L'ultima domanda, lei è un attacco pazzesco, violentissimo, alla moglie di San Giuliano. Perché? Beh, direi che no, insomma, l'ha detto, contrario. No? Liti tra donne, no? Capriccio. No, l'ha difesa. No, capriccio di una donna. Attacca lui, non lei. No, lei ha detto, è stata stracciata la lettera per il capriccio di una donna. Ma perché l'ho ascoltato al telefono, perché San Giuliano ha messo lì il telefono mentre la moglie glielo chiedeva, a detta dello stesso San Giuliano. Ma scusami, adesso io non aggiungo una riga e una parola. La Boccia ha attaccato la moglie di San Giuliano, che è l'unica persona innocente della vicenda. Agli occhi della Boccia no, perché è la persona che ne ha chiesto la defenestrazione. Cioè, scusami, ricostruiamo la Ma non l'ha attaccato lei. È una donna che ha detto tradita. È una San Giuliano donna non doveva dare ascolto. E ha detto cortesemente, ha una richiesta anche legittima. Io non vorrei che tu lavorassi con una donna con cui legittimo, dopodiché però non è un attacco della Boccia alla moglie. È una però cosa che una donna, secondo me, potrebbe capire. E io credo che a ruoli invertiti la Boccia avrebbe fatto lo stesso, no? Io credo che qualsiasi moglie, nelle condizioni della donna di San Giuliano, avrebbe detto, per favore, con questa finisci di lavorare. Io immagino, è per quel pochissimo che conosco le donne, che sarebbe andata così. E l'altra, che capisce, cioè dice se la prende col maschio, non se la prende con la donna, no? Dice, chiaro, Pietro, però volevo andare da, mi hai tradito eccetera eccetera, è chiaro, ma l'ultima punto cosa che fa è prendersela con la donna. Michela Ponzani, porto a lei un punto che secondo me, diciamo, a valle dell'intervista a Maria Rosaria Boccia, di cui manca ancora un pezzetto che vedremo tra poco, però sembra davvero una storia di potere tra donne, perché qui in modo diverso tutte e tre le protagoniste di questa storia hanno esercitato un potere, non sta a me dire se proprio o improprio, sul ministro e sulla debolezza, l'evidente debolezza di un ministro, sia nei confronti della signora Boccia, della dottoressa Boccia, sia nei confronti evidentemente di sua moglie, se sua moglie arriva a determinare l'annullamento di una nomina fatta, no? Cioè è così, è una lettura troppo ardita? In realtà è sempre il ministro però che ha un potere, anche se dimostra di non saperlo gestire in maniera adeguata. Dopodiché questa narrazione delle donne che litigano, delle donnine litigiose un po' alla Goldoni, fa anche abbastanza sorridere di fronte a delle dichiarazioni che sono un po' pesanti, perché non so se avete ascoltato le parole nemmeno tanto tra le righe di questa intervista. Qui c'è palesemente in più punti una affermazione
informazione importante, cioè l'idea che potrebbero uscire fuori altre notizie, che questa questione non sia affatto finita, che il sipario non cali affatto con le dimissioni del ministro, posto che Pompei si sta sgretolando, che i nostri archivi di Stato, dove è conservato un patrimonio millenario, stanno fallendo perché manca il personale, e questa è una situazione che ci mette alla berlina degli studiosi di tutto il mondo. Bellissimo esempio. Lo dico per esperienza personale, io faccio la storica e negli archivi ci vivo. Quindi vorrei, senta Michela, ma una cosa, lei ci regala nel format di questo programma, avuto, quando lei è ospite, lei ci regala sempre una perla storica, le viene in mente una qualunque associazione come l'altra volta? Ma una perla non lo so, comunque mi viene un esempio di segno contrario che ci restituisce un po' la nostra notte dei tempi, cioè la relazione tra Togliatti e Laiotti. Io non me lo immagino un Palmiro Togliatti che va a piangere in diretta nazionale e chiede scusa perché si è innamorato di una 26enne che tra l'altro insomma aveva ben altra esperienza e ben altra caratura nel panorama politico e lo avrebbe dimostrato ampiamente, e si è battuta tutta la vita per i diritti delle donne. E, diciamo, questo ci dice anche molto dei tempi che cambiano, però all'epoca non erano, i politici non sbattevano in piazza i fatti privati per poi diciamo reclamare una distinzione tra pubblico e privato, quando questa distinzione non fa più comodo, perché anche questo è stato fatto per poi dare la colpa ai giornalisti, che come sempre hanno delle colpe, come ben sapete. Sempre. Pada fulmini, sì. Perfetti. Allora, vediamo prima di fanno anche del guaierismo. Prima di tornare in studio con De Angelis e poi finire il giro, vediamo l'ultima tranche dell'intervista e poi la commentiamo qui. Lei nell'intervista alla stampa ha detto anche che il ministro secondo lei è sotto ricatto, il ricatto è nelle istituzioni. Oltre, cioè, intanto sono più di uno eventualmente, perché ci sono i giornali e poi le istituzioni. A cosa si riferisce? Perché anche lì sembra una sua deduzione alla luce di cose che ha visto, che ha sentito. Ha ascoltato, sicuramente ci sono delle circostanze, delle situazioni dove a me personalmente è sembrato così. Però lei dice, da persone che lui ha avvantaggiato, che ragione avrebbe una persona che ha tratto vantaggio già dal ministro? Vuole continuare ad avere vantaggi? Vuole fare carriera? Loro, non io. Senta, parliamo di lei e chiudiamo su questo. Lei è sorridente ora, ci ha raccontato questi giorni di guerriglia in casa, da sola, chiusa, con la sportina perché non poteva uscire. Ma lei come esce da questa storia? Si sente bombardata? Teme la gente che la incontra per strada? Io non temo nulla, perché io so benissimo quello che ho fatto e che non ho fatto, e so soprattutto di aver detto la verità. Quindi non penso debba avere paura di nulla. Che poi è un principio sul quale si fonda la Repubblica Italiana, non lo dimentichiamo questo. Un'altra cosa che è trapelata, perché con lei abbiamo la possibilità di fare il fact-checking di tutto quello che è stato scritto su questa storia negli ultimi 10 giorni. Una di queste cose è che a un certo punto della vostra frequentazione il ministro si sarebbe molto adoperato con amici, conoscenti, eccetera, tra l'altro parlando molto bene di lei e del suo curriculum, delle sue competenze, per trovarle un lavoro. Io non ne ho bisogno. È vero che il ministro si adoperava? No, assolutamente, non si è mai adoperato per me, anche perché non gliel'ho mai chiesto e lui non me l'ha neanche mai proposto, devo essere sincera. Esclude che il ministro stesse facendo questa attività, diciamo, di lobbying a suo vantaggio per risolvere la questione senza arrivare... Ma no, perché non avrei accettato, perché io non ho bisogno di un lavoro. Io avrei accettato la carica di consigliere a titolo gratuito, perché sicuramente... È una carica prestigiosa, non è perché ho bisogno di un lavoro, io non mi posso spostare da dove sono. Quindi... Lei ci ha detto a noi, mentre ci preparavamo questa intervista, che suo padre è rimasto, ha avuto paura che suo padre riprendesse un colpo quando ha sentito quella cosa. No, non è che ho paura di mio padre, io immagino la mia famiglia che ritorna a casa dal lavoro, accende la televisione e vede la figlia in mondovisione in un racconto che loro non,
non hanno mai visto, non hanno mai vissuto e non ne conoscevano nulla, i dettagli, voglio dire. Il mio è stato il suo compleanno, vero? Io ho festeggiato il mio compleanno a Riva Ligure con i miei amici e poiché eravamo lì all'apertura della manifestazione che si tiene ogni anno a Riva Ligure, abbiamo cenato tutti insieme. Ma era solo perché mi è venuta in mente la domanda, perché immaginavo che magari in quell'occasione i suoi l'avessero persino conosciuto il ministro. Se no, ero a Riva Ligure. Okay, non era una festa di famiglia, diciamo. No, poi ho festeggiato al ritorno. Quando tutto questo sarà finito, e chiudiamo su questo, le mancherà la visibilità? Ma io non l'ho mai cercata la visibilità, altrimenti dal primo giorno sarei stata in stampa, in video. Io ho usato gli stessi mezzi del ministro, quindi prima la stampa, io come stampa ho dovuto utilizzare il mio profilo social perché non conoscevo nessun giornalista a differenza sua, e oggi il video come ha fatto lui, per rispondere allo stesso modo. Cioè la sua agenda la sta dettando il ministro? La sta dettando il ministro, sì. E lui detterà quando finire tutto. Allora, Alessandro De Angelis, di nuovo tanti temi. Ti do solo uno spunto. Oggi Paolo Del Debbio aveva l'ex marito della Boccia per parlare male di lei. La trasmissione della domenica condotta da una giornalista che fra l'altro conosciamo bene la definiva incompetente, incapace. E vincerà il giornalismo per squadre o il giornalismo dell'andiamo a vedere? E su questo ci facciamo una puntata sul giornalismo. Ma tu fai pochi istanti possiamo folgoranti. Dire così che la vicenda, che la storia non è finita, diciamo, no? Né dal punto di vista di San Giuliano, per le cose che sono emerse, l'atto dovuto della procura, tutti i nodi che devono essere sciolti di cui abbiamo parlato questa sera, e adesso dovremmo capire sul piano politico più generale, perché oggi si è manifestata la prima vera crepa del governo, cioè oggi si è, diciamo, dimesso il primo ministro, noi abbiamo parlato soprattutto della vicenda Lagano sul governo, si è dimesso il primo ministro del governo Meloni. No. Però per il momento quell'effetto domino di cui si paventava, insomma, sembrerebbe scongiurato, la cosa è stata chirurgica, no? Una sostituzione di due ore con Alessandro Giulia. La cosa è stata chirurgica, io penso che il colpo ci sia, il Ministero della Cultura, un ministero importante, no? Diciamo, eccetera, e che però le situazioni siano diverse. Io non credo per esempio all'automatismo dell'effetto domino, perché è anche diverso il tipo di rapporto che hanno con Giorgia Meloni i vari ministri, cioè Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, fa parte proprio del nucleo stretto su cui io credo che Giorgia Meloni sia anche meno libera di intervenire in peso di il peso di una storia e peso Sant'Anchè, politico. Che anche lei, diciamo, è vicina a qualche Sant'Anchè problema. È vicina a Ignazio La Russa, che ha un peso notevole. Quindi questo e oggi spiega... ha garantito per San Giuliano la Sant'Anchè. E poi oggi... alla difesa. Sì, vabbè, c'è stato un ripudio di solidarietà, diciamo, su San Giuliano. È bella questa garanzia quando... della Sant'Anchè per San Giuliano. Devo dire, ti posso dire, la Sant'Anchè ha fatto... ha dimostrato più coraggio rispetto a San Giuliano, perché è più... perché è andata in Parlamento. Non è andata a TG1, cioè ha avuto un comportamento paradossalmente più istituzionale, i fatti contestati sono gravi, ma ha avuto un comportamento paradossalmente più istituzionale. Il comportamento di San Giuliano è stato un comportamento proprio da soap opera, diciamo, ha trasformato il ruolo del Ministero in una barzelletta, ecco. Infatti basterebbe questo. Quindi i casi secondo me sono molto diversi, oltre al fatto che anche i tempi processuali sono diversi, perché questo è stato poi un caso che è anche esploso mediaticamente, cioè lì insomma deve ancora il mio diciamo che le polemiche sui conflitti interessi diciamo. Sant'Anchè erano già anche dei già anzi tutto, questa non hanno deflagrato perché anzi ti aggiungo una pillola proprio le dimissioni di oggi fanno capire quanto era pretestuoso il tema dell'impasto, perché è evidente che non c'era l'impasto, cioè si toglie un ministro, si sostituisce, è stato sostituito con un intellettuale di area come Alessandro Giulia. Che tra l'altro era impedicato di diventare ministro anche ai tempi in cui poi fu scelto San Giuliano, quindi insomma non era... Facciamo anche l'in bocca al lupo, eccetera. Tanto uno dopo due ore, e la quota era di Fratelli d'Italia, non era il ministro di un alleato, non c'erano problemi, cioè tutte quelle chiacchiere, le paranoie sull'impasto, ogni caso è un caso diverso. Vai, dimmi.
No, volevo andare da Michela Ponzani perché appunto prima l'abbiamo interrotta mentre diceva che tutto questo, al di là delle specificità del caso, eccetera, conferma diciamo, una certa sfilacciatura, no, nella grana della classe dirigente. E effettivamente nel discorso di De Angelis il paragone con tra Giuliano e Santanchè diventa impietoso. E già Santanchè ci sembrava eccedere. Comunque sono d'accordo con quello che diceva De Angelis, perché quantomeno una parvenza di misura istituzionale, certo, si è tenuta, quantomeno un rispetto dell'aula parlamentare che viene proprio dimenticata, è molto sullo sfondo in tutta questa vicenda. Dopodiché rimane sempre un punto, secondo me, alla fine di tutta questa storia, a parte che non mi sembra una storia affatto finita, anzi appena iniziata, visto che secondo me verranno fuori anche altre cose o potrebbero venire fuori, ma c'è sempre un equilibrio distorto tra pubblico e privato nella politica che noi viviamo, che ascoltiamo ogni giorno. Per cui bisognerebbe avere un po' più di misura quando si ricoprono dei ruoli istituzionali così importanti, perché veramente non è una bella figura, chiaro, quella che emerge da tutta questa vicenda. Allora, Senaldi, la chiusura con Senaldi è l'ultima scintilla. Domani, perché oggi non era la serata più opportuna, domani si può ridere. Un collega, Giuliano Guidabardi, ci ha detto una cosa molto interessante, una citazione di Cossiga: la politica italiana può resistere a tutto tranne che al ridicolo. Questa è la prova che era così. C'è una pillola meravigliosa, Jennifer, ve la facciamo vedere domani. Però ammetti, Pietro, almeno questo, il ridicolo era insostenibile per il centrodestra in queste ore. San Giuliano se n'è andato perché ha ritenuto la situazione assolutamente insostenibile. Io credo che adesso entro 48 ore lui presenterà un esposto e ci sarà una verità giudiziaria e la Boccia dovrà rispondere delle accuse di reati molto gravi che San Giuliano le muoverà. Allora, vedremo. Lei è serenissima. Noi abbiamo, lo diciamo agli attori di questa storia, abbiamo ancora 2 giorni, sbrigatevi, fateci sognare. Grazie a Michela Ponzani, a Pietro Senaldi, ad Alessandro De Angelis. Però prima di salutarci, Nicola Campagnani, sei ancora lì? Sei ancora lì? Da Ma solo. Dov'è Gennaro? Sono ancora qui. No. Giuli non è venuto, c'era lo staff del Ministero della Cultura, no, ho visto un gruppetto che guardava la bellissima intervista che avete fatto, però Giuli sarà atteso qui nei prossimi giorni, questa è stata... E tu lo aspetti lì, proprio, non tornare, rispettalo a questo palazzo, e tutti mi chiedevano di queste interviste. Non andare a letto, Nicola. Grazie a Nicola Campagnani, stoico, noi ci vediamo domani, solita ora, ce ne sarà tanto. Socio, abbiamo fatto 600 grande chilometri, socio, ma al tuo fianco è sempre un sogno. Il grande socio telese. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.